E uno, e due, e tre, e Tantissimi oggi. quattro. E Stasera quattro partiamo e... da quattro. Oggi tutti riuniti, enta consulta proprio. Esatto, la famiglia della scialuppa tutta riunita. Guarda Peppe come streama dalla postazione alternativa di Pubble, guarda, quella seria, guarda. Tutte le Comunque lucine. ragazzi, buonasera a tutti. Allora, vedo che già c'è un po' di gente, cioè... Sì, si stanno collegando ovviamente le persone, avete visto da tutti i vari post su tutti i canali social che questa sera sarà una puntata speciale dove affronteremo un tema ben specifico, anche difficile, e appunto abbiamo con noi non solo un ospite, ma addirittura due ospiti, quindi se non avete altro da aggiungere direi che parto presentandogli i nostri ospiti. Vai, vai. Diamo il benvenuto a Fabio Filomeni e a Tiziano Ciocchetti. Grazie ragazzi per Buonasera. essere qui con noi. Buonasera, Grazie a ragazzi. voi. Grazie Allora, per l'invito. Fabio Filomeni c'è tanto da dire, quindi dirò giusto due paroline. Ovviamente volete approfondire tutta la biografia, le sue esperienze di vita benissimo sul web o appunto sui libri che ha fatto. Ex tenente colonnello dell'esercito italiano, è stato incursore paracadutista, ha partecipato a diverse missioni in Africa, nei Balcani, Medio Oriente ed è autore appunto di diversi libri, compreso quello che presenteremo stasera e che vedrete tra poco. E poi abbiamo con noi Tiziano Ciocchetti, analista Buonasera. militare, che ci aiuterà appunto a commentare, a fare un quadro su tutto quello che sta succedendo, anche alla luce dei recenti fatti per il conflitto tra Russia e Ucraina e la situazione geopolitica che sembra sempre più tesa. E infatti, a proposito di conflitto Russia-Ucraina, non possiamo non chiedervi questa cosa. Abbiamo due esperti come voi, direi di partire proprio dal fatto più recente, no? Di attualità, quindi sul caso Prigozhin. Che cosa è successo, che cosa sappiamo, quali sono i possibili scenari? Allora, parlo io? Sì, Sì, indifferente, l'ho chiesto a tutte e due. allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori. Prigozhin era un morto che camminava, non c'era dubbio. Questo almeno è quello che tutti condividono, il fatto che aveva i giorni contati, non c'era alternativa. Ritorniamo un attimo indietro, il tentativo di colpo di Stato di 2 mesi fa, in cui a Mosca si stavano preparando a riceverlo, avevano alzato barricate, c'erano i carri armati per strada, non era un bluff e non era neanche sottovalutato, non era sottovalutato. La Wagner adesso è stata inglobata nell'esercito russo, ma comunque anche prima dipendeva da un punto di vista logistico, da un punto di vista dei rifornimenti interamente dall'esercito russo. Quindi la Wagner non poteva esistere senza che il Cremlino rifornisse di quanto era necessario per poterla rendere operativa. Quindi togliamoci dalla testa il fatto che fosse un'unità indipendente a livello di brigata e quant'altro. Non era assolutamente indipendente, dipendeva dal Ministero della Difesa russa. In quella circostanza Putin, io ripeto, se l'è cavata egregiamente, ha evitato il bagno di sangue, non è uscito assolutamente indebolito, ha raffreddato la situazione quando, e questo è un mio parere, quando ha ritenuto opportuno, ha agito. Al momento credo che il discorso Wagner sia, o meglio, che il discorso dei vertici Wagner sia risolto. Non ci sono ancora prove certe che sia stata abbattuta da un missile superficie aria, che sia esplosa una bomba all'interno dell'aereo. Vabbè, noi dopo 60 anni ancora non riusciamo a capire come è morto Mattei, quindi non mi pare, insomma, che ci sia da stare allegri da questo punto di vista. Poteva essere 2 mesi fa, poteva essere stato avvicinato dai servizi segreti, dalla CIA, dall'MI6 inglese, per poter essere manipolato. Gli americani cercavano di far crollare un fronte interno. L'unico modo per mandare via i russi dai territori dell'Ucraina poteva starci.
Sinceramente poteva starci. È un imprenditore, è in vendita, non è che sarebbe stato assurdo o inconcepibile. La situazione è solo che non cambia di una virgola. Quello che è la situazione attualmente dal punto di vista militare in Ucraina non si modifica, non cambia di una virgola quello che sta succedendo e quello che succederà. Poi ne parleremo anche più avanti e preannunciamo che secondo me la controffensiva ucraina sbandierata da 2 mesi e mezzo, 3 mesi è miseramente fallita. Gli occidentali, americani, inglesi e minima parte europei continentali hanno speso miliardi di euro per farli distruggere dall'artiglieria russa. Questo è lo stato dei fatti. Che poi Fabio? Posso fare una domanda poi, in realtà mi volevo un attimo inserire, perché sul fronte ucraina chiaramente non cambia assolutamente nulla, invece no, sul fronte Sahel cambia qualcosa il fatto che sia, diciamo, esplosa la testa della Wagner, perché in realtà era interessante, diciamo, che tra le varie opzioni, perché chiaramente adesso ci muoviamo tutto nell'ambito della supposizione mera, quindi in realtà certo, anche il concetto del cui prodest non è che ci aiuta molto, perché analizzando i vari scenari e i vari protagonisti in realtà tutti quanti ci guadagnano o ci perdono qualcosa in contemporanea se si guarda il rovescio della medaglia. Quindi abbiamo una tra le varie ipotesi, è non soltanto, va bene, la responsabilità che può essere russa, quasi certamente, molto probabilmente, proprio perché quest'idea dell'uomo forte che punisce il traditore, ma può esserci anche una responsabilità occidentale, quindi quanto effettivamente poi Francia e Gran Bretagna possono trarre un vantaggio dal fatto che la Wagner stava comunque spingendo e supportando anche il golpista Ciani, l'avevano anche ampiamente dichiarato, e quindi se ci possono essere state anche pressioni dall'Occidente, cosa cambia sul fronte Sahel? Ma sul fronte del Sahel, allora, il Niger è tutto in divenire. Gli americani hanno 2 importanti basi nel Sahel, da dove decollano i droni con i quali controllano una vasta area che arriva fino al Sudan. Quindi i francesi, senza l'appoggio americano, in Sahel si troverebbero in forte difficoltà. Come dicevo prima, la Wagner è stata completamente acquisita dall'esercito russo, quindi risponde alla catena di comando russa. E da quel punto di vista, secondo me, se i russi, attraverso la Wagner, decideranno di difendere i golpisti nigerini dall'eventuale intervento dell'ECOWAS, ma principalmente è la Nigeria che è lo stato più potente e che di un eventuale contingente che dovesse invadere il Niger fornirebbe i 4/5 probabilmente, non cambia di una virgola, nel senso che il Cremlino emanerà gli ordini alla Wagner per... In prima persona della serie, sì. Parlate con me adesso, ok. Sì, ma come Fabio può spiegarlo meglio di me, se si perde il comandante di una brigata, non è che una brigata di un esercito perde di sua efficacia, si sostituisce, certo, con un altro generale. E così è, ecco perché insistevano tanto nell'inserire la Wagner nella struttura di comando dell'esercito, visto che da un punto di vista logistico e dei rifornimenti già lo era. E ripeto, qui Fabio lo può confermare meglio di me, qualunque unità la migliore addestrata che ci sia, senza rifornimenti, senza logistica, è assolutamente inabile al combattimento. C'è poco da fare. Quindi Fabio. Israele. Prego, prego. Ma io sono d'accordo, intanto buonasera a tutti e anche a chi ci sta seguendo. Sono completamente d'accordo con quello che ha detto Tiziano. Penso anche che in fondo bisogna fare un po' una piccola distinzione, cioè non bisogna, quando si parla della Wagner, stiamo parlando comunque di una grandissima compagnia militare privata, perlomeno strutturata in maniera diciamo non convenzionale come gli eserciti regolari, per cui credo che valga ancora di più il discorso che una volta avvicendato, tolto un capo, se ne avvicenda un altro.
l'altro in maniera quasi, non dico indolore, ma insomma, sono tutti militari professionisti che lo fanno di mestiere, seguono più che altro un lavoro, seguono quello che c'è dietro a un lavoro, al di là di ideali che possono invece riguardare un militare che ha scelto di salvare la propria patria e quant'altro. Io lo dico perché loro ora sono impegnati, lo sappiamo, in molti fronti anche in Africa, praticamente sono tantissimi paesi dove la Wagner è attualmente impegnata, migliaia e migliaia di soldati, ma sono dei soldati che lo fanno per un tornaconto, per la pecunia, parliamoci chiaro, per i quattrini. Quindi è diverso. Io sono stato impegnato in quei territori, più o meno, insomma, limitrofi, in diverse occasioni, e vi dico che è totalmente diverso essere un militare che presta servizio per la propria nazione con dei ideali, onorando una bandiera, onorando un reparto, onorando l'Italia, e lo fa con uno spirito ben diverso. Per cui è importantissimo la catena di comando, è importantissima soprattutto avere, sentire anche alle spalle che c'è una volontà politica che ti consente di operare in determinati contesti. Questo è fondamentale per un soldato che ha scelto di servire la patria, questa parola che finalmente anche con il libro del generale Vannacci è un po' stata sdoganata, perché a volte questa patria, anche pronunciare la parola patria sembrava divisivo. Adesso patria, per come lo ha scritto il generale, riguarda tutti i cittadini. Lui ha fatto anche l'esempio, è un patriota anche chi va la mattina, si alza la mattina alle 4 per andare a mettere il suo banchetto al mercato, può essere benissimo un patriota né più e né meno di come un soldato che difende il paese. Per cui la differenza fondamentale è questa, cioè la Wagner, con tutto il rispetto per il loro, diciamo, agire, modus operandi, la loro capacità operativa, però sono dei soldati che sono lì esclusivamente per del denaro, che poi quindi gli cambi il proprio datore di lavoro, consentitemi questa espressione, gli cambi il datore di lavoro fa poca differenza, a loro la vita gli cambia poco, l'importante è che alla fine del mese, non so se li pagano in mensilità, in decadi, no, questo non lo so, però che alla fine si trovino quel gruzzolo che gli assicurava a Prigozhin o il prossimo che arriva. Perché chiaramente poi la stampa in realtà in questi momenti si sta lanciando quasi la totalità, cioè almeno quella nota, nel dire che chiaramente la Wagner distrutta è diventata una, diciamo, la chiara espressione di una Russia ormai allo stremo, perché la Russia senza la Wagner non riuscirà mai a fare nulla, però ecco, appunto, viene inglobata, non cambia sostanzialmente di una virgola, quindi non c'è questa demolizione della Wagner così come viene descritta. Uno degli aspetti però di questo, diciamo, di questo evento che mi ha colpito è stata un po' la platealità, no? Ho pensato, ingenuamente forse, probabilmente, che se io voglio essere uno che punisce un mio traditore, molto probabilmente l'avrei potuto fare anche senza tutta questa rispondenza mediatica. Quindi mi dà l'impressione che in realtà la platealità coinvolga una sorta di dimostrazione, una sorta di messaggio. E mi è curiosa la coincidenza con il BRICS, con Johannesburg, quindi il fatto che comunque adesso si sta conformando un'entità del BRICS sempre più ampia, dove stanno aderendo altre 6 nazioni, a quanto pare ci sarà la fila, dove comunque queste qua hanno praticamente tutte le risorse del mondo, e quindi la tempistica mi stride un po', nel senso di tanti momenti. Una cosa, ad esempio, che ecco, poi magari ne parleremo meglio quando affronteremo la parte del libro, e anche Ciocchetti la può, perché ha curato anche lui il volume. Abbiamo sempre parlato anche di questo conflitto come una sorta di, in piccola parte, abbiamo parlato di questo conflitto come, cioè non solo di questo conflitto, ma in realtà come dello scontro tra blocchi, come un ciclico, diciamo, episodio che cambia scenario, ma poi riparte da capo su uno scenario di guerra diverso. Molti analisti hanno detto che la morte di Prigozhin probabilmente sarebbe avvenuta nel momento in cui la guerra si era conclusa. Quindi la mia domanda è: la tempistica dice qualcosa, e anche la platealità del gesto indica qualcosa? Siamo alla fine del conflitto in Ucraina
un cambio di stagione, per intenderla come se fosse una sorta di serie TV, no? È finito l'episodio, cambia la stagione. A che punto siamo esattamente? Dice qualcosa? Chi vuole rispondere? Dei due? Rispondo io? Sì, vai Tizio. Allora, la situazione sul campo, come dicevo prima, la controffensiva tanto sbandierata dal presidente Zelensky è fallita. E gli ucraini hanno perduto negli ultimi 3 mesi oltre 50.000 uomini e donne, ovviamente 50.000 soldati, ecco, per essere più corretti, che le perdite in ambito militare vengono intese anche i feriti, perché comunque fanno parte delle perdite e sono inabili al combattimento. Ma quello che più allarma è il quantitativo di materiale, il famoso attrito che hanno subito le forze ucraine nei tentativi di sfondare su vari fronti, su vari punti delle difese russe. Diciamo che adesso il concentramento maggiore, verificavo ieri, è davanti a Robotino, e sono finiti in una sacca. E in genere, dal punto di vista dei fronti orientali, se vediamo la Seconda Guerra Mondiale, quando finisci in una sacca fai una brutta fine, a parte poche eccezioni, non ne riesci a venire fuori, perché poi i russi sono maestri nell'accerchiamento e nell'annientamento di quello che si trova all'interno della sacca. Ma non ce n'è bisogno al momento, perché l'artiglieria che tanti altri analisti, l'artiglieria russa, che all'inizio del conflitto era la più potente del mondo, e lo è ancora la più potente del mondo, sembrava avesse subito grossissime perdite. Non mi sembra assolutamente. Gli ucraini hanno attaccato come gli hanno insegnato gli occidentali. Qui dovremmo fare anche un altro discorso più ampio. Gli equipaggi dei mezzi corazzati ucraini che sono stati addestrati, innanzitutto non è stato facile, perché i carri ex sovietici, almeno gli ultimi del periodo sovietico, T-64B, varie versioni del T-72 e T-80, avevano 3 uomini di equipaggio, perché avevano il cannone con caricamento automatico. Quindi il servente, il caricatore, quello che inseriva manualmente i colpi all'interno della culatta del cannone, non serviva. Soluzione che gli occidentali non hanno mai adottato. Quindi tutti i carri occidentali hanno 4 uomini di equipaggio. Quindi devi aggiungere un uomo, devi coordinare tutto qua all'interno di spazi angusti. Quindi anche personale ucraino già addestrato all'impiego dei corazzati ha subito un ulteriore addestramento da parte degli istruttori carristi occidentali, soprattutto tedeschi, con i Leopard 2 a 6, ma anche inglesi con i Challenger a 2 e in misura minore con gli M1 a 1 Abrams. Quindi questo addestramento è stato impartito secondo quello che sono le attuali dottrine sull'impiego dei corazzati da parte dell'Occidente, che non è più abituato a manovrare su ampi spazi come ai tempi della Guerra Fredda, quindi a livello di reggimento, a livello di brigata, le famose grandi manovre cui Fabio ha partecipato negli anni 80, ed erano anche per l'Italia erano manovre gigantesche con ampi spazi. Questo nel corso del tempo è diminuito gradualmente, perché le missioni sono cambiate, perché c'erano solo missioni di pace, il decennio unipolare, non ci sono più guerre, i carri armati non servono più, l'artiglieria non serve più, e quindi tutto quanto. E quindi anche gli istruttori tedeschi, gli istruttori americani, gli istruttori inglesi hanno impartito agli ucraini quello che sapevano, e cioè manovrare i mezzi corazzati, non solo carri armati, ma anche veicoli corazzati da combattimento, gli IFV, a livello di plotone. Quindi 3-4 carri armati appoggiati da, quello almeno da quello che ho visto dai video, 2-3 Bradley, più addirittura mezzi ruotati, MRAP, che venivano impiegati nelle missioni di pace, perché avevano una particolare conformazione che gli permetteva di resistere ai famosi IED, gli ordigni improvvisati. Ma l'artiglieria russa è un'altra cosa, signori miei. L'artiglieria russa è ben altra cosa. E noi, gli occidentali, abbiamo mandato gli ucraini al massacro. Non cercando di convogliare una forza consistente a livello di battaglione, a livello di reggimento,
utilizzando anche quello che era lo schema tedesco della seconda guerra mondiale, ovvero l'attacco a Cuneo, dove avevi i mezzi più protetti davanti, e cioè quelli che avrebbero dovuto incassare il volume di fuoco maggiore, e quelli meno protetti ai lati. E quindi a livello di reggimento, a livello di brigata, cercare di esercitare la massima pressione su un determinato punto del sistema difensivo russo. Avrebbero subito ugualmente grosse perdite, ma magari sarebbero riusciti a sfondare in quel punto. Invece inviare decine e decine di plotoni, quindi pacchetti numericamente limitati, contro difese estremamente assertive da parte dei russi, con l'utilizzo anche di svariati loitering munition, i famosi droni kamikaze, i quali non è che possono essere solamente delle bombe, come l'ha definite un ex ammiraglio, dei missili meno stupidi, ma possono anche servire per guidare il fuoco dell'artiglieria, che, ripeto, è la più potente del mondo, molto più potente di quella americana, perché gli americani, come tutti gli occidentali, negli ultimi 25 anni hanno pensato a stanare il talebano nelle caverne, e quindi hanno convogliato fondi verso di quello, tralasciando i mezzi pesanti, i sistemi pesanti, mentre i russi hanno continuato a svolgere esercitazioni a livello di brigata, a livello di divisione, impiegando il fuoco massiccio dei lanciarazzi di supporto da 220 mm, da 300 mm, utilizzando varie tipologie, le famose cluster bomb, e gli ucraini sono andati al macello. Questo è. E adesso si parla di F-16, F-16 Block 50, Block sì, 72, va bene tutto, ma non cambierà assolutamente nulla. E poi quando? Nel 2024? Esatto, perché c'è il problema pure degli addestratori, che non saranno mai pronti, cioè l'addestramento non sarà mai pronto nel giro di... ci vogliono 18 mesi da quello che so in tempi di pace, figuriamoci in tempi di guerra. Quello appunto volevo ricordare soprattutto alla chat, così magari, cioè che appunto questa cosa anche degli F-16 non è solo un'opinione di Tiziano, perché appunto anche l'intelligence USA di recente, proprio settimana scorsa, due funzionari anonimi hanno dichiarato al The Washington Post che proprio anche con gli F-16 la controffensiva ucraina non raggiungerà gli obiettivi sperati. Quindi appunto, cioè, non è proprio solo un'opinione nostra. Beh, diciamo che si sono belli sbilanciati pure settimana scorsa, prima con Jensen, che l'avevano preso per un povero pazzo, ma in realtà diceva un sentimento abbastanza comune all'interno della NATO, che è proprio quello di aver reputato gli obiettivi come impossibili, cioè ci si sono messi in mezzo tutti. Poi adesso, tant'è che si comincia a parlare di trattative in corso, cioè sembrerebbe che stanno cercando, ed è proprio per questo che mi stupisce ancora di più la tempistica. Tu invece, Fabio, che ne pensi? Cioè, la tempistica ci dice qualcosa di questo fatto di Prigozhin? Cosa ci racconta? Ma non ti sentiamo, dire, Fabio? Ah, ok, mo sì, perfetto. No? Vai pure. No, adesso parla sì. Pure, c'è solo un po' di lag nella voce, il video. Ok. Chi può dirlo, no? Alla fine, cioè, è vero, il parallelismo con Johannesburg farebbe pensare come mai proprio adesso, però io non credo, sinceramente, difficile stabilirlo, ma mi viene da pensare che comunque queste sono operazioni che a volte si decidono un po' sul tamburo, cioè quando è il momento di farle, per cui tutto il contesto magari può essere casuale, ecco, in questo senso, cioè magari erano venuti a conoscenza appunto di questo volo e si sono attivati per fare questa operazione. Quindi poteva essere ora, poteva essere tra due settimane, magari quando il vertice è finito, oppure posso dire un attimo la mia sul discorso della guerra in Ucraina, Russia-NATO. Io non la chiamo mai una guerra russo-ucraina, la chiamo Russia-NATO, perché di fatto è questa. Ha mostrato al mondo intero che le guerre non si fanno con le operazioni speciali.
perché e qua gli incursori in quel teatro lì praticamente possono starci nelle retrovie a giocare a carte, aspettare magari quella che può essere una occasione strategica di impiego, ma abbiamo dimostrato questi anni, e questo credo che non sia solo non siano state solo le forze armate italiane, c'è stata una sovravvalutazione, secondo il mio modestissimo parere, perché non ho fatto scuole di guerra, non ho fatto, ho fatto le scuole basse, come diceva un mio collega, vengo dalla gavetta e ho fatto orgogliosamente il sottufficiale, sono stato tanti anni sergente, maresciallo, quindi vengo dalla gavetta, dal campo. Però posso pensare, questo sì, posso pensare che negli ultimi anni tutti pensavano che gli eserciti dovessero essere fatti da forze speciali, da operazioni speciali, quindi grandi numerici, forse un po' scimmiottando quello che avveniva negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno altri numerici, no? Pensate che un corso c'erano 460 allievi per un corso, noi forse in 10 anni facciamo quei numeri, quindi loro per un corso. Quindi cosa voglio dire? Che forse c'è stata una sopravvalutazione dell'impiego nei conflitti, che probabilmente è dovuto anche al fatto che, come diceva prima Tiziano, siamo stati impiegati in conflitti asimmetrici, in conflitti sempre borderline, tra, che le chiamavano, ma non esistono le missioni di pace, non esistono, qui bisogna proprio toglierla questa falsa definizione, non esistono, come ci sono dei militari con le armi, non sono mai in missione di pace. Qui ecco, quello che io rilevo è che sicuramente se una cosa ha insegnato il conflitto Russia-NATO che si svolge in Ucraina è proprio questo, che gli eserciti convenzionali a quanto pare servono e quando sono messi all'opera poi ci si accorge che non bastano neanche, quindi, perché qui stiamo assistendo a un conflitto, non ce lo dimentichiamo, dove non esiste l'aviazione. In tutti i conflitti precedenti, sto parlando delle grandi guerre, le ultime che ci ricordiamo, l'Iraq, ma possiamo anche citare quella in Bosnia oppure quella in Kosovo, sono state guerre dove la parte del leone l'ha fatta comunque l'aviazione. Quindi tutto questo qui invece, come diceva Tiziano, i soldati vengono mandati al macello. Questo è triste, qui stiamo combattendo una guerra, va bene, con le tecniche della prima guerra mondiale e gli armamenti del terzo millennio. Esattamente. Ha spoilerato una domanda, era una domanda che ti volevamo. ma esattamente con le stesse identiche parole, cioè proprio guerra da prima guerra mondiale e però tecniche di comunicazione da terzo millennio, l'hai proprio detta esattamente, quindi già mi hai tolto una domanda, la possibilità di fare una domanda. Dico sì. Volevo correggere col di combattimento, non di comunicazione, di combattimento. Di combattimento, materiali del terzo millennio. Allora, in realtà poi adesso abbandoniamo un po' la questione Prigozhin, entriamo un pochino nel vivo, perché quello che traspare anche dai commenti e dalle descrizioni puntualissime che state facendo, almeno quello che percepisco io, è proprio una forte delusione, no? Nei confronti anche di quella che era tutto quell'apparato, quel mondo militare per cui avete prestato servizio, vi siete sacrificati tanto. Percepisco che c'è una palese ed evidente delusione. Quindi entriamo un pochino nel merito anche del volume Morire per la NATO, no? Io partirei da una cosa che a me ha colpito molto, Fabio, quindi vado diretto con te, perché è una cosa che un po', quando ho letto il libro, ti dico la verità, mi ha parecchio toccata. La restituzione della medaglia all'ambasciata americana, quando tu scopri nel 2022 che la NATO nomina la Russia come stato terrorista. E parto da una domanda molto personale, cioè
cosa prova una persona che ha dedicato tutta la sua vita, che quindi probabilmente ha fatto quel percorso, quella carriera perché ci crede, a ricevere una delusione così tanto grande, a non credere più in quello che ha fatto, tanto da restituire addirittura, diciamo, l'onorificenza ricevuta. È una cosa che mi ha molto toccata. Bene, intanto ti ringrazio per questa domanda, perché così mi dai modo di rispondere a chi per quel gesto mi ha dato del rinnegato. C'è stata in particolar modo una testata giornalistica che si è permessa di dire che io avevo rinnegato la NATO. Allora, in realtà è un po' come le frasi estrapolate dal libro di Vannacci che hanno praticamente mandato a gambe all'aria un po' tutti quelli che pensavano di aver capito il senso e il significato delle frasi senza aver letto il libro, no? Estrapolate così da un contesto. In realtà, quando a novembre in Portogallo l'Assemblea Generale della NATO ha decretato la Russia uno stato terrorista, la prima cosa che ho fatto sono andato sul sito internet della NATO. E se voi potete farlo tranquillamente, lo dico anche ai telespettatori, se voi andate a vedere il sito della NATO, uno dei primi punti che si vede che nello statuto è quello, uno dei primi punti che si legge, è che la NATO è una grande organizzazione preposta alla sicurezza e alla pace, che persegue la sicurezza e la pace mondiale. Allora, se un'organizzazione persegue la pace, è chiaro che a novembre, a distanza di circa 6 mesi dall'invasione della Russia in Ucraina, mi fai una dichiarazione del genere che è completamente di rottura, cioè qui non c'è nessuna volontà di perseguire la pace. Tu mi stai dimostrando che tutto vuoi meno che la pace, che probabilmente vuoi acuire, vuoi esasperare, ora parlano di escalation, vuoi esasperare in realtà il conflitto, i termini del conflitto, anche a livello diplomatico, con una semplice dichiarazione che dichiara uno stato terrorista. Ma guardiamoci alle spalle, guardiamo le guerre che ha creato la NATO, o i paesi comunque che fanno parte della NATO. Cioè, noi ci mettiamo sempre dalla parte dei buoni e gli altri sono sempre cattivi. Allora, io non ho cosa, è la NATO stessa, che è contravvenuta a quello che ha scritto nel suo statuto. Non puoi decidere arbitrariamente che un'altra nazione, durante un conflitto, è terrorista. Io dico sempre, ho iniziato a scrivere il libro troppo tardi, perché il libro io l'ho scritto 15 anni dopo l'inizio del conflitto, perché quel conflitto lì non è iniziato né nel 2022 né nel 2014, ma è iniziato almeno nel 2008 con la conferenza di Bucarest, dove il signor Bush a quel tempo disse tranquillamente che sia la Georgia che l'Ucraina sarebbero dovute entrare nella NATO. Quello fu il primo affronto, il primo atto di guerra della NATO nei confronti dell'Ucraina, il primo atto formale di una possibile guerra. Tant'è vero che in quel periodo lo stesso ambasciatore che poi comanderà la CIA, un certo Barz, che è attualmente è il capo della CIA, mandò un cablogramma a tutti gli enti americani. Questo cablogramma che è in prigione e rischia seriamente di prendersi qualche centinaio di anni. Questo cablogramma era un comunicato dove l'ambasciatore statunitense diceva che era un grave errore, era l'ambasciatore statunitense in Russia, diceva che sarebbe stato un gravissimo errore dichiarare dentro la NATO, o comunque la volontà della NATO, di permettere l'ingresso dell'Ucraina e della Georgia, perché questo avrebbe potuto scatenare una guerra. Questo lo disse già nel 2014 il signor Barnes. Quindi, ripeto, io ho scritto un libro
15 anni dopo, da quella che è stata la provocazione, l'inizio della guerra, che facciamo risalire al 2008, ma potremmo tranquillamente spostarci ancora più indietro. Indietro, sì. Beh, ragazzi, se avete domande da fare... No, adesso le facciamo le domande. Io vorrei leggere le prima sub, bisogna ringraziare le sub e la gente che ci sostiene. Ok, vai. Marto, io vai, Luca. Vado dalle sì, sub. Sì, vai. Religioso silenzio per 38 minuti, perché ragazzi stasera siamo tanti, quindi se si parlano una volta, se no è veramente difficile gestire le cose. Allora, io c'ho una domanda per Fabio e anche per Tiziano, però a me piace fare un po' di azione, perché sennò queste live è bello movimentarle anche un po'. Allora, volete la domanda sull'uranio impoverito? Perciò passiamo subito ad uno delle... gli argomenti su cui siete, insomma, il vostro tema, oppure una domanda da Mystery Box che mi ero preparato per dopo, però possiamo anche farla adesso, giusto cioè andiamo secondo il flusso, oppure facciamo una domanda così a sorpresa. Come ti pare? No, Fabio, se te l'ospite devi scegliere, insomma. Dai, anche Tiziano, come preferisci. Mi piace sempre avventurarmi, quindi la sorpresa mi piace di più. Dai, vai con la sorpresa. Okay, Mystery Box. Era una domanda che mi ero preparato per video, dopo, no? Però dai, dopo parliamo allora poi del piatto, così il pubblico resta attento, perché se trattiamo subito gli argomenti, no, che sono... insomma, che la gente s'aspetta, poi non ci seguono più, mentre invece teniamoli per dopo, così teniamo l'hype alto. No, una domanda che mi ero preparato, e non so neanche se è il vostro settore, però essendo entrambi analisti è una cosa che, insomma, magari... No, io non sono analista, eh? Io non sono analista. Sì, no, ma però comunque avete sicuramente più esperienza di tutti noi. È un articolo che avevo letto diversi anni fa riguardo il caso degli F-35, però io sono molto appassionato di informatica, di questi argomenti, e nel caso era uscito questo articolo su Wired nel 2016 che parlava di come solo riguardo al software degli F-35 solo Israele poteva applicare delle modifiche al software e fare delle modifiche, perché gli armamenti oggi sono sempre più... Aspetta che carico la seconda slide, se me la carica, perché gli armamenti oggi sono esattamente come... Siamo passati in pochi decenni ad utilizzare gli smartphone, sono sempre più computer, sono sempre più avanzati. E infatti qua si legge come, per esempio, nel caso degli F-35, tendenzialmente la parte che ho evidenziato, non si possono fare modifiche, non si possono fare riparazioni o modifiche software, a meno che non siano approvate dal Pentagono. Ecco, perciò la domanda che volevo fare era: ma oggi abbiamo armamenti sempre più avanzati, sono sempre più computer rispetto ad armi tradizionali che erano prettamente meccaniche. Quindi, quando uno Stato sovrano compra un'arma, è veramente il proprietario? Oppure per esempio nel caso degli F-35, in quel caso una joint venture, quindi è una cosa ancora diversa, però come vedete voi, lo faccio più discorso generale, non solo sugli F-35, gli armamenti sempre più avanzati, chi è che li possiede veramente? Rispondo io. Allora, Luca, gli armamenti più avanzati, chi li dispone veramente? Era la domanda questa? Esatto, sì. Cioè, se ci sono appunto delle limitazioni, prendo il caso dell'iPhone, che non puoi installare il software che vuoi te, non puoi modificarlo secondo le esigenze. Cioè, è possibile, allora, come per esempio con i cellulari si possono, appunto, chi è il proprietario ha tutti gli accessi, può spegnerli a distanza... È una cosa possibile anche con gli armamenti? So che è una domanda un po' particolare, però è così per mettere un po' di pepe. Allora, innanzitutto, gli armamenti più sofisticati ce li ha chi se li può permettere. Cioè, chi ha i soldi per comprarli. Questo è assolutamente banale come... E chi ha le capacità di utilizzarli. Ovvero, tu hai parlato degli F-35. Gli F-35 sono caccia di quinta generazione. Che vuol dire? Che al momento sono i caccia più sofisticati che esistano in servizio. E non è che passi dal biplano all'F-35, Luca. Cioè, devi fare una serie di step, ad esempio l'Eurofighter, il Typhoon della nostra aeronautica,
Tra l'altro il quarto gruppo di quarto stormo di Grosseto nel 2004 fu il primo stormo europeo a rendere operativo il Typhoon, è un caccia di quarta generazione. Noi stavamo diciamo imparando a conoscerlo bene, il Typhoon, un caccia di quarta generazione, e poi sono arrivati gli F-35. Un esempio: i francesi hanno protestato con i tedeschi perché hanno preso gli F-35. Perché hanno protestato? Perché hanno detto: guardate che con gli F-35 vi legate ancora di più alla tecnologia degli americani. E se vi legate alla tecnologia degli americani, loro decidono come utilizzarli, quando utilizzarli e in che condizioni. Ora, l'esercitazione mare aperto dell'anno scorso, il Cavour è stato operativo 5 giorni su 28 di esercitazione, poi si è rotto, ma il Cavour è una bagnarola. E c'erano un paio di F-35 a bordo, uno dell'aeronautica, e c'erano i tecnici ingegneri ex marine della Lockheed Martin. Erano loro che configuravano gli F-35. Cioè, questo per dire che se tu compri una macchina così sofisticata, compri pure tutto quello che c'è dietro. Non puoi imparare ad usarla senza che ci sia un'assistenza da parte di chi quella macchina l'ha prodotta. In questo caso la Lockheed Martin. Il fatto che uno non possa modificare il software, immagino che sia normale, perché ci sono dei brevetti, ci sono delle licenze e ci sono dei costi. E il fatto di abilitare la piattaforma Cavour all'impiego degli F-35 non lo fai in Italia, devi andare negli Stati Uniti e seguire tutta una serie di step, passare quindi la capacità iniziale prima di arrivare alla capacità piena, la full capability, devi passare una serie di esami che sono gli americani che ti fanno. Non te li fai tu internamente, non fai gli audit interni all'aeronautica o alla marina, che sia l'aeronautica che la marina hanno la stessa macchina, l'F-35B 15 e 15, mentre gli altri 60 sono F-35A. Gli F-35B, non, così per dare una rapida spiegazione, sono quelli a decollo corto e ad atterraggio verticale, costano un 30% in più e hanno prestazioni inferiori rispetto alla versione A. Quindi diciamo che secondo me, a mio modesto giudizio, comprarli non è stato un grande affare, né da parte dell'aeronautica, che comunque voleva il suo aereo da atterraggio corto per poter operare su piste semi preparate, era il sogno dei generali dell'aeronautica, anche se poi la pista per un F-35 la devi preparare bene, perché se va a finire un residuo o qualcosa nel motore, diciamo al suo interno, è una macchina talmente sofisticata che si rompe subito. Non è un Harrier che lo tiene in piedi col fil di ferro. Cioè, quindi le macchine più sono sofisticate, più ti offrono capacità rispetto alla generazione precedente, notevolmente superiore, però sono più delicate, quindi hanno bisogno di più manutenzione qualificata, che solamente la casa produttrice, in questo caso la Lockheed Martin, ti può dare. Ok, insomma, la risposta aggiungo solo... sei vincolato, sì, agli americani, basta. Ok, perché sì, adesso volevo sentire anche Fabio, però per contestualizzare meglio, però nel caso per esempio degli Eurofighter, non so i termini specifici, però vengono fatti per esempio dei pacchetti d'aggiornamento, perché magari l'aereo è già ha un po' di anni sulle, sì, spalle, mi sembra di capire. Europeo, è un consorzio europeo dove più nazioni, esatto. Italia, però Germania, però ci sono visto delle sorte, per esempio per il quando si usa il armi che vengono guidati dal laser, per esempio. Se ne esce una versione più aggiornata, è un pod che viene installato sotto l'aereo. Ci sono degli aggiornamenti che comunque puoi scegliere, cioè ci sono diversi produttori, te puoi scegliere quello che ti conviene. Ma anche i Tornado sono stati aggiornati, non sono quelli del 1980 i Tornado.
Esatto, però anche appunto hai come esercito una libera scelta di poter scegliere più prodotti, perché per esempio nel caso, adesso riporto questo articolo che è, ripeto, del 2016, quindi c'è già qualche anno, nel caso di Israele, poi ripeto, un contesto particolare Israele, però loro hanno detto noi siamo una nazione sovrana, vogliamo mantenere una certa sovranità anche nel software, perché per esempio una cosa che vediamo anche con i cellulari, per esempio adesso l'Unione Europea ha detto alla Apple devi permettere di poter installare delle app anche fuori dall'App Store, c'è tutto un dibattito se questa cosa si può fare o meno, quindi invece nel caso degli F-35 o di qualsiasi altro armamento avanzato, essendo un'arma molto strategica, molto legata comunque agli Stati Uniti, se tu la vuoi ti becchi il pacchetto così com'è e non ci puoi mettere le mani, cioè non è che puoi fare un pacchetto di aggiornamento, cioè è così e lo gestiscono loro, punto e basta. Questo dipende anche nei rapporti che hai con gli Stati Uniti. Se sei Italia hai una tipologia di rapporto con gli Stati Uniti, se sei Israele hai un'altra tipologia di rapporto. Questo dipende dal governo che li acquista. Quello che ti posso dire è che le macchine sono state fatte in serie, quindi le capacità sono più o meno, le capacità strutturali sono più o meno simili. Quello che cambia magari può essere l'aggiornamento, può essere anche il sistema radar, tutto quanto sono molto simili, sono omologati perché costano talmente tanto. Adesso il prezzo è un po' sceso, ma fino a qualche anno fa superava ampiamente della versione A i 100 milioni di dollari a macchina. E non sono molte le nazioni che possono comprare un velivolo del genere. Cioè, al momento siamo allo stato dell'arte, anche perché le capacità di questo caccia è di poter svolgere molteplici missioni che vanno dallo strike in profondità alla superiorità aerea, a missioni SEAD, cioè di soppressione delle difese delle difese SAM, quindi la distruzione dei radar avversarie, senza bisogno di dover atterrare e cambiare configurazione. Quindi ha delle capacità notevoli. Poi ci sono delle limitazioni dovute alla capacità di ogni singola forza armata. Ad esempio la nostra Marina Militare, al massimo quando si raggiungerà la piena capacità operativa, ne potrà imbarcare 8 o 9 sul Cavour, non di più. Alla fine queste macchine potranno garantire solamente la protezione del Cavour o di un'altra o di altre unità che la accompagnano, ovviamente della squadra navale, ma non potranno mai proiettare potenza. Non potranno mai andare a colpire obiettivi a centinaia di chilometri di distanza. Questo è il discorso. È come se tu spendessi 10 e avessi un guadagno di 3. Insomma, non è molto... Certo, sì, non lo trovo interessante perché questo si chiama right to repair, cioè il diritto di poter riparare le cose, il diritto di comunque avere possesso di... anche, cioè una cosa che viviamo anche come consumatori, se quello che possediamo è veramente nostro, lo si vede per esempio con le auto elettriche che possono... No, sei colonia fino alla fine, capito? Sei colonia... Fabio, voglio sentire Fabio, non voglio... Ma su che cosa? Sugli aerei, guarda, io... No, più sugli aerei, ma anche cioè, sul software proprio, anche il ruolo che hanno. Ok, perché gli unici aerei che ho conosciuto sono quelli da cui mi lanciavo e quindi più di lì non mi sposto. Più dei C-130 e G-222. Ma quelli erano allora, molto analogici, cioè c'era strumentazioni, però c'era sempre il pilota. Adesso sembra quasi che il software sia... Cioè, poi figurati, adesso vediamo nell'ambito civile cose come ChatGPT che sembrano fenomenali, non oso immaginare in ambito militare. Li pilotavamo anche noi, ogni tanto li pilotavamo anche noi, dicevamo, oh guarda, fammi pilotare un po' a me, vai, poi dopo mi lancio e dopo... Per scherzo, capito? Fammi fare un giretto. Allora, capito, già allora. Ce l'avevi Fabio, quindi non era un problema. Esatto. Sì, poi finiva però come Prigozhin in aereo, se guidavo io. Posso rispondere a un ascoltatore che dice ma non è proprio questa la debolezza degli F-35, quella di saper fare troppe cose? Aspetta che lo evidenzio. Esatto. Allora, il discorso adesso è che vanno i caccia multiruolo. Il multiruolo vuol dire che non esistono caccia specializzati. Noi ad esempio ancora in linea abbiamo la MX che è in linea dagli anni 80, ha subito vari aggiornamenti, è un caccia leggero, caccia tattico, caccia bombardiere, fa solo quello, molto semplice, un mezzo onesto, robusto, si è comportato bene in varie operazioni sui Balcani, in Afghanistan, in Libia,
ma era un caccia bombardiere puro, quindi poteva fare solo quello. Le aeronautiche non possono comunque avere un caccia un velivolo come caccia bombardiere, un velivolo come intercettore, un altro velivolo per lo strike in profondità, sarebbero dei costi allucinanti, anche l'USAF se lo potrebbe permettere. E quindi si va sulle capacità tecnologiche di quinta generazione per consentire all'F-35 nello specifico di poter svolgere molteplici ruoli con la stessa configurazione, come dicevo prima, cioè senza necessità di atterrare e impiegare tempo e risorse per riconfigurare il veicolo per svolgere un'altra missione. E quindi se magari fai decollare un F-35 può svolgere 3-4 missioni differenti senza bisogno di essere riconfigurato. Quindi per le aeronautiche questo costituisce sicuramente un vantaggio. Poi, se permettete, volevo rispondere a un ascoltatore che mi aveva chiesto prima se collaboro ancora con Difesa Online. No, da dicembre non collaboro più con Difesa Online. Ok. Ok. Allora, andiamo avanti con la scaletta. Finiscono. Bello, andiamo direi. Hai qualche altro progetto personale? Dici a me? Sì. Sì. No, nel caso c'è un blog che porti avanti, visto... Sì, sto creando una mia pagina, si chiama Analisi Militare, e a breve la metterò online, e dove tratterò quello che ho sempre trattato, cioè analisi dei mezzi, dei veicoli, dei reparti, e quello che ho sempre fatto. Insomma, le persone che mi hanno seguito sanno benissimo che in questi anni ho criticato molto il carro nazionale Ariete, altri veicoli corazzati come il Dardo, che a chiamarlo corazzato ci vuole coraggio. Sono stato il primo a dire che le navi italiane escono disarmate in mare, quindi abbiamo migliaia di tonnellate di ferro galleggiante, diciamo, non in grado di affondare neanche un pattino, però... E spendiamo soldi, questo ho sempre denunciato, il fatto di avere una spesa non del 2%, non è il problema del 2%, del famoso 2% del PIL per avere una difesa a livello NATO, ma il problema di spendere bene i nostri soldi, di acquistare mezzi e armamenti che servono veramente, e poi, ma questo Fabio sicuramente lo spiega meglio di me, molto meglio di me, il fatto di cambiare proprio mentalità nell'addestramento dei soldati. E basterebbe sentire una delle interviste del generale Vannacci. Un soldato deve saper combattere e saper sparare. Basta. Non c'è da aggiungere altro, secondo me, a mio modesto avviso. Fabio, se vuoi aggiungere qualcosa, sennò poi sì, torniamo esatto. Nell'argomento principale. No, vabbè, volevo solo appunto spezzare una lancia in favore di Tiziano anche per gli ottimi articoli che ha fatto nei riguardi del comparto delle forze speciali, che invito di andarsene a vedere, insomma, anche lì ha fatto degli articoli che hanno in un certo senso hanno anche dato fastidio ad alcuni vertici per la schiettezza delle argomentazioni. E, insomma, per essere entrato un po' nel vivo della tematica dell'impiego e soprattutto anche dell'organizzazione del comparto forze speciali in Italia. Si ricollega un po' al discorso che avevo fatto all'inizio nei conflitti, che forse magari sarebbe bene ripensare a quanto realmente sia pagante investire continuamente e disperdere anche denari così a pioggia sul comparto in generale delle forze speciali, perché poi alla fine abbiamo visto che cosa succede, no? Quindi, cioè, la domanda è: veramente l'Italia ha bisogno di tutti questi soldati speciali? Sono pochi? Sono tanti? Questa è la domanda. E poi comunque speciali non è una parola, ma speciali lo si è poi nei fatti quando si fanno le operazioni. Quindi poi alla fine se non c'è, se l'Italia non è un paese che ha in continuazione, che organizza e conduce, pianifica operazioni speciali,
è chiaro che diminuisce anche l'importanza di avere chissà quanti soldati speciali sulla carta, no? Perché poi servono, io dico sempre, il soldato si differenzia poco, cioè il soldato è il soldato. Il soldato deve fare il suo mestiere e lo deve saper bene, far bene. Per saperlo far bene si deve addestrare molto. Quindi questo è, il lavoro del soldato non si svolge dentro le caserme all'interno degli uffici. La caserma dovrebbe essere solo un punto di appoggio dove il soldato ci passa pochissime ore della giornata. Quindi andrebbero riviste tutta la configurazione delle caserme, la dislocazione delle caserme, che soprattutto quelle degli anni 60, che magari erano nate alle periferie delle città, poi espandendosi, allargandosi le città, adesso ci ritroviamo caserme che sono inglobate quasi nei centri città. E la caserma dovrebbe essere un luogo di addestramento principale, cioè soprattutto poi adesso che abbiamo un esercito professionale, dove non è che la notte è solo una minoranza, dorme in caserma perché ha necessità di dormire in caserma. In realtà la caserma dovrebbe essere solo un punto di ritrovo dove da lì si parte per fare addestramento. E quindi servono aree addestrative, servono zone dove impiegare i soldati, perché il soldato, se non lo impieghi, non può fare bene il suo mestiere, non può essere poi impiegato operativamente. È tutto lì il nocciolo della questione. Quindi, al di là delle belle parole, dei soldati speciali, forze speciali, qui bisogna che il soldato comune, il fante, sia addestrato a fare bene il fante. E lo sia addestrato a farlo in ogni condizione, compreso quelle che si stanno vivendo adesso nella guerra NATO-Russia, cioè anche in quelle circostanze. Per cui io sfido a sapere quanta gente è abituata anche in fanteria a ricostruirsi le trincee, a lavorare nei capisaldi. Questa è una guerra che dovrebbe far riflettere tanti strateghi, tutti coloro che studiano nelle varie accademie, perché in realtà si muore, si combatte e si muore così, senza neanche sapere chi ti ha ucciso. Cioè, perché poi finisce così, sei dentro una trincea e magari da lontano con un joystick hanno deciso che quello è l'ultimo giorno tuo. Quindi purtroppo questa è anche la realtà. In un contesto del genere il soldato deve essere addestrato a tutto, la tecnologia poi conta, ma fino a un certo punto, perché è sempre una rincorsa tecnologica, no? Oggi facciamo parte di una guerra high tech, però l'high tech esce ora qualche cosa tra 6 mesi, tra un anno è già superato, perché dall'altra parte si sono inventati la contromisura o comunque un altro equipaggiamento, un altro che può contrastare quel dispositivo bellico che hanno inventato dall'altra parte. Ma al di là di tutto c'è sempre l'uomo, cioè è l'uomo che deve saper agire, deve saper muovere e combattere sulla base di un addestramento che deve essere quanto più solido possibile e quanto più variegato in un contesto sempre più strano, di impiego sempre più, che può essere tradizionale, può essere moderno, però sempre l'uomo è che va lì, sempre l'uomo che ci mette la sua pelle. Fabio, guarda, adesso passiamo poi a questo punto la domanda sull'uranio impoverito la faccio fare a Peppe, perché è lì da un'ora. Adesso vuoi star lì No, però questa è una cosa che è molto interessante, quella che hai detto, che l'uomo verrà sempre prima, perché adesso non faccio in tempo a caricare un'immagine, poi basta, poi parliamo di uranio impoverito, chiudo la mia parentesi. Guardate, della mystery box, se mi permettete di fare un di raccontare un episodio proprio perché avalla quello che ha appena detto Fabio sul fatto della centralità dell'uomo nonostante la tecnologia avanzi. Qualche anno fa ero in visita alla scuola di fanteria di Cesano e stavo assistendo a un'esercitazione in bianco, vuol dire quindi simulata, del fuoco di mortai da 81, e ho visto che facevano i calcoli di tiro sulla carta millimetrata col goniometro. E ho detto, ma insomma, ancora col goniometro? Hanno detto sì, perché se non dovesse funzionare la strumentazione elettronica, noi comunque
avremo le capacità di calcolare una traiettoria di tiro. E mi è venuto in mente un episodio del lungo conflitto ucraino-russo del 2014, in cui i russi hackerarono i palmari degli ucraini con i quali calcolavano i tiri con l'artiglieria e gli facevano sbagliare i tiri completamente. In compenso, a loro gli arrivava una bella pioggia di granate. Quindi, diciamo che la modernità, gli apparati sempre più sofisticati sono comodi. Attenzione però che il nemico non li abbia più sofisticati di te. Grazie. E l'ultima cosa che volevo chiedere, ma quindi voi credete che in futuro, anche dopo quello che abbiamo visto con comunque gli armamenti super tecnologici di adesso, come i Predator, si arriverà mai a un livello come questa immagine, cioè che in futuro gli armamenti saranno completamente automatizzati o che comunque le intelligenze artificiali controlleranno il campo di battaglia? Insomma, per vostra esperienza, l'uomo resterà sempre centrale in questo ambito? Ma l'evoluzione, allora, nella storia umana l'evoluzione non è mai progressiva. Per 600-1000 anni puoi avere la ruota, nell'arco di 30 anni hai la forza del vapore, hai l'energia, sviluppi l'energia del vapore, hai il telaio meccanico. E se noi andiamo a guardare nel 1900 i fratelli Wright ancora si stavano cervellando per far volare per pochi metri un trabicolo di legno, e il 45 tu avevi caccia a reazione, cioè nell'arco di 45 anni tu avevi velivoli a reazione che superavano la velocità del Mach, la velocità del suono. Quindi non possiamo dire fra 10 anni, fra 20 anni la tecnologia, l'intelligenza artificiale, quanti progressi può aver fatto, e quindi magari anche sul campo di battaglia integrare i famosi unmanned, no? Adesso c'è comunque una grossa ricerca su quelli terrestri, non solo su quelli nella terza dimensione o subacquei, ma anche sul terreno, quindi magari droidi o comunque cingolati che grazie all'intelligenza artificiale potranno coadiuvare sempre di più il fante sul terreno. Anni fa si faceva ricerca sugli esoscheletri, quindi per implementare la resistenza, la potenza del soldato. Ricordo un articolo del Messaggero dell'estate del 1987 dove gli americani avevano progettato una punta che praticamente si muoveva da sola, il soldato la doveva solo indossare. Mi ricordo la chiosa finale di quell'articolo: o il soldato Johnny, come venivano chiamati gli americani, la indossa o sparisce per sempre. Era il 1987, non è sparito il soldato. È rimasto e attualmente in Ucraina combatte in trincea con le bombe a mano, magari anche con le vanghette affilate ai lati, usando magari i coltelli. Wow, che dire, è passata praticamente un'ora di live e dobbiamo ancora fare proprio il focus sul libro, cioè una cosa incredibile. Perché poi uno fa miliardi di domande. No, perché sono discorsi letteralmente infiniti, ci sarebbe da parlare per giorni e sono sicuro anche che sia Tiziano che Fabio molte volte avranno anche riassunto, perché sono appunto dei discorsi complicatissimi. Adesso direi dopo. Io penso, aspetta un secondo, penso che Peppe forse aveva qualche domanda per Fabio, se non ho capito. Il momento di Peppe. Vediamo. No. Dai, appunto, no? Su, Peppe è stato zitto tutto il tempo, vai. No, non ti vergognare. Non è un fatto che è un fatto che mi incuriosiva, poi prima Fabio, avvicinati un po' il microfono. Poi Fabio prima ha detto, se torniamo indietro alle origini di questo conflitto, che possiamo trovare ancora più indietro, ancora prima del 2014, 2008, eccetera. Io ho letto, ti dico la verità, io ho letto il tuo libro in una notte. È una delle cose che mi incuriosito, è una cosa che è sempre, spessissimo dimenticata in questo periodo, anche a livello giornalistico, nessuno l'ha citata mai,
che tutto questo, soprattutto il conflitto, come hai detto tu, NATO-Russia, è cominciato dal momento dopo, diciamo, la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè dai patti di Varsavia, tutta quella cosa che mi ha incuriosito, soprattutto il fatto dell'adesione della Germania nella NATO, quella è una cosa che molti la danno per scontata. Quella è una cosa che mi ha, cioè, è una di quelle cose che uno studia alle medie, che ce l'hai qua nella testa, ma la dai per scontata, che è fondamentalmente è il fulcro di questa disputa. Cioè, che parte tutto fondamentalmente da un punto di attrito fortissimo, è stato esattamente quello, secondo me, come anche tu ben descritto nel libro. È grandemente ferita, forse. Sì, in effetti è così. Sì, posso parlare? Sì, posso rispondere? Sentiamo. Sì? Mi sentite? Sì, sì. No, in effetti, secondo me, è quello. Cioè, la vicenda, per me, NATO, doveva chiudersi nel 1991. Cioè, 2 anni dopo il crollo del muro di Berlino. Perché una organizzazione che viene creata fondamentalmente 50 anni prima, con uno scopo ben preciso, avevamo il mondo diviso sovietico, blocco occidentale, viene creato questo diciamo agglomerato di stati, questa comunione di stati difensiva per combattere un'ipotetica, o comunque reagire a un'ipotetica invasione da parte della Russia comunista. Dal momento che finisce questa esigenza, che è stato nell'89 col crollo del muro di Berlino, ma 2 anni dopo si è sciolto il patto di Varsavia, che era l'altra grande organizzazione che si contrapponeva alla NATO. Quindi, venendo meno il patto di Varsavia, la NATO si sarebbe dovuta sciogliere. E allora si sarebbero costituite veramente un'intesa euroatlantica e euroasiatica, cioè l'Europa avrebbe fatto da ponte veramente ad un sistema pacifico di convivenza, e allora bastava veramente fare una nuova alleanza con i paesi anche fuoriusciti dalla NATO, ma scusate, dal patto di Varsavia, ma in particolar modo anche dalla Russia stessa, che probabilmente avrebbe accettato un nuovo tipo di alleanza dove fosse stata inglobata anche lei, e quindi non avrebbe mai come adesso avvertito il rischio il rischio nazionale di un'invasione da parte della NATO, e quindi un'ipotetica poi sfociato poi un'inevitabile, in quella che io definisco un'inevitabile guerra, perché i segnali, quello che consideriamo Occidente, perché quando parliamo ormai di comunità internazionale parliamo di Occidente, ma anche qui parlare di Occidente bisognerebbe capire dove si inizia e dove finisce l'Occidente. Parliamo di Europa, ma l'Europa siamo nello stesso continente, dove finisce? L'Eurasia è un grandissimo continente, ci siamo dentro anche noi siamo la parte più a sinistra, più, però insomma anche qui culturalmente insomma ci sarebbe molto da dire, no? Quanto noi siamo più differenti dai russi o quanto dai turchi, che fanno parte tra l'altro della NATO, oppure più differenti dagli svedesi, cioè anche qua insomma ci sono molte parti in comune che abbiamo con i popoli slavi dell'est e con i popoli. Quindi, dicendo questo, io che cosa dico? Dico che ho ravveduto, e l'ho scritto nel libro, ho ravveduto una chiara intenzione di non voler abbandonare le armi dopo la caduta del muro di Berlino, cioè voler mantenere in piedi un nemico che probabilmente serviva a un continuo potenziamento, un continuo armamento da parte dell'Occidente e una continua espansione dell'Occidente, perché comunque Unione Europea, non ce lo dimentichiamo che quasi tutti i paesi dell'Unione Europea fanno parte della NATO. Quindi sì, è sovrapponibile le due mappe, sì. Esatto, esatto.
Quindi un allargamento dell'Unione Europea è automaticamente un allargamento dell'influenza della NATO, e quindi stiamo parlando di un'organizzazione militare il cui 70% del potenziale bellico è degli Stati Uniti d'America. Quindi è chiaro che è un allargamento dell'espansione, dell'espansionismo e dell'egemonia non solo militare, ma anche politico-militare della NATO e quindi degli Stati Uniti. Perfetto, Fabio. Tra l'altro te già con questo discorso hai risposto a molte delle domande che avrei voluto farti, quindi a questo punto vado direttamente a quelle appunto su cui vorrei una risposta più precisa. Tanto ormai sì, come sempre stravolgiamo tutto, quindi va benissimo così. Allora, io sono l'elemento di caos, sono il Joker. Sì, che fai le domande fuori scaletta. Esatto. Allora, quello che ti volevo chiedere è appunto, vabbè, hai già risposto su che cos'è la NATO e già praticamente un po' anticipato del fatto del qual è il senso storico e anche moderno ad oggi. Quello che ti volevo chiedere è qual è, se c'è, il senso per l'Italia di rimanere all'interno della NATO. Tu appunto, anche per tornare ai discorsi che hai fatto prima, hai scritto una cosa molto, molto decisa, no, nel libro. Hai scritto: la NATO ha cambiato pelle, è divenuta paradossalmente sempre più aggressiva, trasformandosi in uno strumento in mano alla nazione che esercita la più forte influenza destabilizzante del pianeta, gli Stati Uniti d'America. Ecco, quello che ti volevo chiedere è, in base a questo, ha ancora senso per l'Italia rimanere all'interno della NATO? E se sì, perché? Allora, Roberto, qui entriamo un po' in un campo chiaramente delicato, si parla di geopolitica. Io, se mi permettete, faccio una precisazione che ho messo anche nel libro. Dato il mio status, io sono chiaramente un militare ormai in congedo e in pensione, dato il mio status non bisogna assolutamente affiancare o comunque pensare che il mio pensiero possa riflettere in qualche modo quello dei miei colleghi che sono in servizio. Questa è pura, vorrei dire pura fantasia, ma insomma sono idee personali che non hanno niente a che vedere con le forze armate, niente a che vedere con l'esercito, niente a che vedere con gli altri miei colleghi che stanno svolgendo il proprio lavoro. Per cui mi assumo io la responsabilità di quello che dico, è una solo esclusivamente una mia personale opinione. Rispondendo alla tua domanda, Roberto, allora, noi siamo in un contesto ovviamente NATO, in un contesto, in un'alleanza dalla quale non è possibile uscire così con facilità, perché ci sono degli accordi, ma ci sono anche delle politiche con degli interessi internazionali. Quello che posso dire io, però, mi viene in mente che in passato l'Italia ha avuto un ruolo, diciamo, un po' più di moda la parola sovranista, ha avuto un ruolo un po' più da nazione sovrana in passato, no? Basta ricordarci cosa avvenne a Sigonella con il governo Craxi, ma insomma anche nelle politiche estere ha sempre avuto un altro polso. Adesso sembriamo completamente appiattiti, qui si entra nella politica, completamente appiattiti a quelle che sono le politiche dell'Unione Europea e euroatlantiste. Io ricordo anche che ci fu un altro personaggio politico, non italiano ma francese, che è un certo De Gaulle, che aveva attuato una politica di distacco dalla NATO, tant'è che addirittura uscì fuori dai comandi integrati della NATO stessa, fece uscire fuori la Francia nel 1966 da tutta l'organizzazione di comando della NATO, e anzi li buttò pure fuori dalla Francia, tant'è che prima il comando NATO in Europa era a Parigi e si dovettero spostare in fretta e furia, scesero baracca e burattini e se ne andarono a Bruxelles. Ecco, la politica che voleva mettere in atto De Gaulle era una politica di un'Europa forte ma indipendente dalle volontà e dall'egemonia degli
Stati Uniti d'America, con un interesse, lui diceva, dalla costa atlantica l'Europa ai monti Urali, cioè quindi gli Urali a quel tempo erano dentro l'Unione Sovietica, quindi voleva già interessare in un certo senso l'Unione Sovietica. E purtroppo questo tipo di politica non andava bene a chi aveva vinto in primis la seconda guerra mondiale e anche la prima, quindi loro perseguivano un altro tipo di politica che voleva a tutti i costi tenere un'Europa a tal, lo continuano a fare adesso, e chi si discosta da questo tipo di politica rischia di pagarne le conseguenze. Questo lo abbiamo visto anche cos'è successo in passato, basta guardare insomma la nostra storia contemporanea. Ha fregato un'altra domanda. vabbè, ormai è così, ragazzi. Faccio guerra non convenzionale. Facciamone finire una prima di iniziare un'altra. Sì. No, fategli fare questa domanda a Peppe. No, che mi aveva trovato l'incastro perfetto, cioè perché stava pagando della. E volevo dire che fondamentalmente che è anche, diciamo, il patto della storia passata di Sigonella, mi ricordo che la strategizzazione, come tu hai scritto nel libro, è comunque legata ad un precedente round tra i due grandi blocchi, dove purtroppo ci siamo finiti di mezzo. Questo era, e me la stavi fregando, quindi però adesso ti frego e te la faccio io prima. Cioè, quanto può essere, diciamo, ottusa come visione da parte nostra, comunque essere sudditi in questa circostanza, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle quel periodo particolare là, e quanto ha influito secondo te quel periodo per creare uno spartiacque, per dire ok, quindi prendiamo sta direzione per non avere più sto casino da noi, cioè è l'unica cosa che mi viene logica da pensare. Tu pensi secondo te che noi abbiamo avuto reale consapevolezza di quello che è stato il periodo della strategia della tensione quando, cioè, ci stavi dentro? No, quando c'è, appunto, quindi tu dici come mai non ci siamo arrivati e continuiamo a non annivarci pur avendo vissuto quel periodo, perché io temo, un parere mio, poi Fabio ti completa la risposta, che però noi non abbiamo neanche avuto la percezione reale di quanto c'eravamo dentro, capito? No, perché se la chiedi anche a una persona XY, e poi concludo, dopo dici la strategia, dice no, erano i fascisti che si combattevano con i sessantottini, sì, 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 con gli universitari, punto e basta. Sì. Allora, qui è un argomento molto delicato, perché chiaramente tira in ballo circa 500 persone, nostri connazionali, che sono morti nei vari attentati dinamitardi che sono stati fatti negli anni dal 1970 a giù, come no, che però possiamo dire ufficialmente, da documenti ufficiali che sono venuti fuori e che sono stati desecretati anche dagli Stati Uniti, che sicuramente c'era una volontà, una strategia da parte degli Stati Uniti d'America di destabilizzare per stabilizzare. Questo era una strategia che era, diciamo, funzionale ad impedire che l'Italia prendesse una deriva comunista. Non ci dimentichiamo che l'Italia aveva il partito comunista più potente d'Europa, più addirittura della Francia, che anche in Francia c'era un partito comunista, insomma, notevole. Però l'Italia era il partito comunista più potente. Quindi anche le elezioni sono state supportate dagli Stati Uniti con fondi, questo è emerso da dei documenti, a quel tempo 10 milioni di dollari a quel tempo furono dati alla Democrazia Cristiana per supportare il suo partito, e far vincere anche le elezioni del 1948. Cioè, qua c'era tutto un interesse che, pensate che se avesse vinto la sinistra, avessero fatto un governo di sinistra, come è successo a Moro quando andò negli Stati Uniti a parlare con Kissinger, come riporta la signora Eleonora, la moglie del defunto compianto Aldo Moro, quando ritornò da quella visita,
Moro confidò alla moglie che era stato minacciato e che gli avevano detto: lei non tiene alla sua salute in questa maniera, lei così corre un grave pericolo. Ora, chiaramente detto dall'altra parte, poi dopo sappiamo la fine che ha fatto Moro, fare il parallelismo non è, voglio dire, non è da complottisti, no? Per cui cioè, è chiaro che gli Stati Uniti hanno, non solo in Italia, vogliamo parlare dell'organizzazione Stay Behind? L'organizzazione Stay Behind era un'organizzazione che era segreta, era un esercito parallelo della NATO, un esercito segretissimo che operava, in Italia era chiamata Gladio, c'erano delle strutture apposta per entrare in azione, una volta che l'Italia fosse stata invasa dal patto di Varsavia, comunque dalle truppe di Mosca. Tutto questo, diciamo, creato chiaramente dai servizi della CIA in collaborazione con l'MI6, a quel tempo, quindi c'erano fondi che arrivavano in Italia, addestratori, tutto era funzionale a una risposta di un'invasione sovietica. Per non solo questo, ma anche in caso di invasione, la Sardegna sarebbe stata invasa dagli Stati Uniti e comunque dalle truppe della NATO per poi fare caposaldo e rispondere, questo è anche ufficiale, e rispondere sulla terraferma in Italia con tutte le truppe schierate dalla Sardegna. Quindi anche queste sono cose emerse nei vari documenti negli anni. Poi mi fermo qua perché nessuno, ci sono altri documenti che sono usciti, però il mio libro non l'ho scritto per parlare della strategia della tensione. Ho fatto un riferimento anche in un capitolo a questo, perché comunque va visto globalmente in una situazione geopolitica particolare qual era quella del muro di Berlino e comunque della guerra fredda, fondamentalmente. È questo riferimento fatto per ricordare alle persone che tutto questo, che sia la situazione in altri momenti, anche il Vietnam, che queste due fazioni si stanno, diciamo, scornando da tanto tempo, perché una delle cose che emerge sempre dai giornali: il conflitto è iniziato a febbraio, dicono sempre questa cosa, dimenticando questi antefatti che durano da 70 anni. Dimenticando anche i rapporti di collegamento, dimenticando le influenze sui vari territori, dimenticando tanti e tanti aspetti per cui poi etichettano, polarizzano un dibattito e alla fine non si capisce assolutamente più niente. Raga, io starei ore e ore e ore, però voglio entrare nel vivo della questione, perché avevamo detto che adesso dobbiamo trattare l'argomento bomba. Giusto, ci siamo. Aspetta, detto così fa brutto. Detto così. Ringraziamo due sub e poi entriamo sull'argomento. Ce ne sono, vediamo un attimo. Dai, altro momento. Tra l'altro, vedo già la chat che dice: questa live la facciamo di 2 ore. Cioè, ragazzi, noi abbiamo degli ospiti, ci hanno dato la disponibilità. Non è che possiamo sequestrare le persone. Adesso trattiamo gli argomenti, cerchiamo di farlo, ma. Sapete qual è il mio limite? 100 minuti, stavolta magari facciamo un'eccezione alla regola, ma dipende soprattutto da Fabio e Tiziano, che ringraziamo, quindi non è che decidete voi. Cioè, la chat a me fa impazzire, che a volte pensano di decidere, cioè non hanno capito i ruoli, è incredibile. Poi passo io due sub in più per almeno no, per l'eccezione. Non dategli retta, perché Luca dice così perché dopo un'ora e mezza non ce la fa. Sì, ma la gente deve capire i ruoli. Allora, fammi ringraziare intanto Tony Foloto e Fabrizio Sciamennea. Vedi, io già non riesco a leggere i nomi. Si sono salvati con Prime. E poi passiamo all'argomento, diciamo, il piatto principale per Fabio, che visto che... allora, facciamo un attimo di contesto. Sì. Visto che abbiamo parlato prima di uomini che insomma si mettono a disposizione della propria patria, io ho cercato di insomma, ho buttato l'argomento del se
in futuro conteranno più, visto che il modello era sempre stato la nazione che forma il pilota che poi guida la macchina, però abbiamo avuto poi invece persone che si sono messe a disposizione della patria, sono andate a combattere sul territorio per missioni di peacekeeping o come le si voglia chiamare, e hanno avuto poi delle conseguenze che sono durate per tutta la vita, e loro, cioè, sono persone, che sono soldati che si sono fidati, si sono messi a disposizione della patria, e nel momento in cui poi lo Stato ha dovuto assumersi delle responsabilità, insomma, prendersi la responsabilità per alcune mancanze, forse, non è, insomma, sono uscite delle cose un po' spiacevoli anche da un punto di vista di comportamento. Fabio, parliamo di uranio impoverito. Che cosa hai da raccontarci su intanto magari facendo un cappello introduttivo migliore del mio sull'argomento, e poi su come ha reagito lo Stato e su come invece, per esempio, i soldati americani si usavano protezioni perché quelli italiani non le hanno usate, quali sono state le conseguenze a lungo termine, le battaglie legali. Posso fare un attimo una domanda di traverso? Facciamo anche la domanda. No, di traverso, perché molta gente pensa, cioè anche quando noi facemmo un video sul munizionamento dell'uranio impoverito che l'Inghilterra doveva passare in Ucraina, sì. Molta gente era convinta che questo uranio impoverito fossero ordigni nucleari. Magari una piccola precisazione su che cos'è e come viene utilizzato da un punto di vista proprio di arma, che cosa, sì, visto serve, che ne hanno che parlato anche adesso, che magari Ucraina. Qualcuno non sa che cos'è, dice l'uranio impoverito, uno uranio, sì, perché associa, se la immaginano come chissà, certo, questo, certo. Che funzione ha negli armamenti? Se posso fare, ecco, un'introduzione io sull'uranio impoverito. Allora, ricordi da ragazzino degli anni 80, quando ero affascinato dalla 10 Thunderbolt, vedevo questo cannone a 7 canne rotanti, GAU-8A Avenger, 4200 colpi al minuto, solo che sparava proiettili a uranio impoverito per bucare le corazze dei carri sovietici. Che cos'è questo uranio impoverito? L'uranio impoverito è il nucleo del proiettile. Il colpo ha una densità estremamente elevata, quindi ha una capacità di penetrazione anche sulle lunghe distanze molto elevata. Quindi diciamo che è impiegato molto per distruggere veicoli corazzati, veicoli blindati. Poi dopo Fabio spiegherà qual è cosa si produce nell'impatto del proiettile con una corazza di metallo. E poi ci sono gli APF-SDS, ovvero i proiettili Sabot ad abbandono di involucro, sono colpi sparati da 120 mm, da 105 mm, sparati dai cannoni. Negli ultimi mesi era tornata alla ribalta proprio perché l'Inghilterra aveva dichiarato di fornire agli ucraini questa tipologia di munizioni per avere migliori probabilità di distruggere i carri meglio protetti della controparte russa, come ad esempio il T-80 BVM, l'ultima versione, e il T-90M. Queste armi possono essere utilizzate, o meglio, sono prodotte da quelle nazioni che hanno una grossa quantità di scorie di uranio impoverito che ha perso la sua radioattività, quindi pensiamo agli Stati Uniti, Gran Bretagna, Israele, la Russia. E quindi diciamo queste nazioni che hanno queste grosse disponibilità di uranio hanno trovato il modo di impiegarlo anche da un punto di vista bellico, e quindi di andare a creare questa tipologia di proiettili che hanno una velocità alla bocca che arriva quasi a 2000 metri al secondo, quindi sono velocissimi, e hanno quindi elevate capacità di penetrazione dei corazzati, dei blindati. Il problema è quello che avviene all'impatto, cioè stiamo parlando di materiale esaurito, quindi di non radioattivo, però ci sono tutte le conseguenze del momento in cui il colpo, che può essere da 30 mm, da 105 mm, da 120 mm, o impatta contro una corazzatura, quindi contro un elemento di metallo,
oppure colpisce direttamente il terreno. E qui sicuramente Fabio ha fatto proprio un'analisi approfondita su questo tema. Allora, se mi consentite, io partirei dalla fine invece che dall'inizio. Certo, dalla certo, fine perché proprio in questo momento il mio pensiero va in particolar modo sì a tutte le vittime dell'uranio impoverito e a chi sta soffrendo in un letto di ospedale, ma in questo momento dedico un pensiero particolare a un mio commilitone che ha subito un intervento molto importante e che in questo momento non dirò il tipo di intervento e non dico chiaramente neanche il nome per un'ovvia tutela della privacy. Lo chiamiamo Victor, che è la sua iniziale. Io penso a Victor che adesso, dopo essere stato in Iraq, impiegato in Iraq in una delle zone più colpite dal munizionamento all'uranio impoverito, adesso, in questo momento, forse ci sta guardando, Victor, in un letto di ospedale e ha subito un intervento veramente grosso, importante. Ha lottato per la vita, sta lottando per la vita. Spero di andarla a trovare non appena starà un po' meglio. Quindi questo intanto iniziamo dalla fine, perché lui è una delle vittime dell'uranio impoverito. E quindi perché ancora qualcuno cerca di screditare tutta la faccenda, cerca di dire che non esiste la problematica, che l'uranio impoverito non è radioattivo, che non fa male, che... Allora, sono delle grosse balle, sono delle balle enormi. E chi le dice, purtroppo lo dicono anche dei vertici militari, si dovrebbe vergognare. Purtroppo le hanno detto anche persone che occupano o hanno occupato in passato posizioni apicali. Si dovrebbero solo e soltanto vergognare. Perché avere i metalli pesanti? Perché guardate, durante la quarta commissione parlamentare d'inchiesta c'è stato il presidente della... Mi sentite? Vedo che... Sì, sì, ti sentiamo. C'è qualcuno che sta facendo un po' di brutto rumore col microfono. Praticamente c'è un certo professor Trenta che ha spiegato bene che l'uranio impoverito non è lui l'assassino, ma è il mandante. Cioè, che cosa vuol dire è il mandante? Anche se le persone non si ammalano per colpa diretta dell'uranio impoverito, del metallo uranio impoverito, e mi riallaccio a quello che diceva Tiziano dell'impiego nel munizionamento, quando il munizionamento, i proiettili impatta nella corazzatura e prende fuoco e brucia a temperature altissime, superiori ai 3000 gradi, quando brucia a quelle temperature, cosa crea? All'interno del proiettile non c'è solo l'uranio impoverito, cioè l'uranio impoverito è la parte chiaramente più dura, il penetratore, però in realtà ci sono altri materiali che sono tutti materiali chiaramente ferrosi, si va dal tungsteno al piombo e altri metalli che vengono fuse, che sono, se non erro, 80 micron, cioè sono 80 volte più fine di un capello, cioè sono impercettibili. Queste, se vengono inalate, poi passano attraverso, chiaramente, diciamo, gli organi e si vanno a depositare. Possono stare inermi magari anche qualche anno, però poi a un certo punto subentrano anche delle infiammazioni e poi possono sfociare purtroppo in tumori. Io ho colleghi, amici, che hanno fatto delle biopsie, hanno fatto analizzare i propri organi che erano pieni di queste nanoparticelle di metalli pesanti. Quindi non c'era altra possibilità che non fosse dovuto alla respirazione o comunque all'aver ingurgitato, perché chiaramente si può anche ingurgitare attraverso alimentazioni contaminate, eccetera, perché questo purtroppo
purtroppo dico è un danno non solo per i militari ma anche e soprattutto per la popolazione civile che vive in quei territori. La popolazione di Fallujah in Iraq dalle statistiche ha avuto degli aumenti esponenziali di casi di tumori, di leucemie, per cui qui non è che stiamo parlando di aria fritta, signori, qui stiamo parlando di gente che purtroppo ha avuto la sfortuna di imbattersi in tutto questo. Allora, venendo al libro, venendo alla domanda che diceva giustamente Luca, è possibile che nel 2000 di Iraq, per l'ultima missione, il generale Vannacci, che era datore di lavoro perché era il comandante della missione prima partica, nonché numero due di tutta la coalizione internazionale di stati che era schierata in Iraq, quindi non certo una persona di poco peso e soprattutto di responsabilità, in quel contesto, proprio in virtù di quello che avevano deciso all'interno delle commissioni parlamentari di inchiesta, che avevano appurato, comunque stavano accusando i vertici militari di non aver mai fatto una corretta informazione e quindi aver preso le necessarie misure, le necessarie predisposizioni per tutelare i militari impiegati poi nei teatri operativi. Questa era l'accusa che le commissioni parlamentari, cioè 20 commissari, facevano, l'ultima presieduta da una persona integerrima, quale l'onorevole Schio. Questa era l'accusa principale che facevano i vertici militari. Bene, nonostante quattro commissioni parlamentari in inchiesta, io mi apprestavo ad andare in teatro operativo senza che i comandi superiori facessero vagamente menzione al rischio dell'esposizione dell'uranio impoverito o comunque alla stessa presenza dell'uranio impoverito. Il generale Vannacci è stato il primo militare che ha rotto questo muro di gomma, ha scritto verso la propria catena gerarchica e, guarda caso, l'allora comandante del comando superiore a Vannacci, che stava in Iraq, che era il comando operativo di vertice interforze, è lo stesso attuale comandante di tutta la difesa, l'ammiraglio Cavo Dragone. Va bene? Ho detto guarda caso perché le coincidenze, no? A volte. Adesso sta succedendo tutto questo putiferio per un libro, è stato sollevato dall'incarico di comando, però 2018 era comandante, per un anno è stato comandante lì ed è stato incaricato di fare il datore di lavoro. Badate bene, il datore di lavoro è una dicitura che è la figura apicale per quanto riguarda la sicurezza di ogni lavoratore, per cui a lui sarebbe spettato fare la valutazione di tutti i rischi nel teatro operativo. Lui l'ha fatta questa valutazione dei rischi. Come poteva omettere la presenza non ben definita, non ben chiarita, perché comunque dal proprio comando non aveva ricevuto nessuna cartografia dove diceva le aree, dove dimostravano le aree dove era stato utilizzato l'uranio impoverito. Quella carta l'ho reperita io sul terreno, sono riuscito tramite diciamo organismi di intelligence a recuperare una carta che riportasse le zone maggiormente colpite. Però non lo dovevo fare io che ero lì sul campo, ma l'avrebbe dovuto fare sicuramente il comando che sta a Roma e che invece ha investito di ogni responsabilità il comandante sul campo, ma non solo in Iraq, lo fecero in tutte le operazioni, in tutte le missioni. Allora il comandante Vannacci, lui disse, bene, qui per me c'è il rischio uranio impoverito, e quando comunicò questa cosa sulla catena gerarchica, lì cascarono tutti dal pero, disse, come? Come uranio impoverito? Ma cosa stai dicendo? Da dove viene questa notizia? Beh, insomma, era una notizia che era ormai rimbalzava da decenni, no? Da anni, da decenni. La prima guerra dove è stato utilizzato l'uranio impoverito è l'Iraq 91, poi c'è stata la seconda, è l'Iraq 2003, sempre l'uranio impoverito hanno utilizzato. Quindi come si fa a negare la presenza di residui dell'utilizzo del munizionamento all'uranio impoverito? Chi è che può dirlo?
chi può dirlo? L'unica cosa che si può fare è denunciare il rischio, cioè come ha fatto Vannacci, ha denunciato il rischio, dopodiché quando è tornato, perché poi non era solo quello, c'era tutta l'organizzazione antinfortunistica che doveva essere ben addestrata, ma soprattutto ben informata nel fare formazione e informazione su questo aspetto. E stranamente mi trovai a farla io questa informazione direttamente in teatro, ma queste erano cose di cui si doveva parlare in precedenza, prima dell'immissione delle forze in teatro, cioè nel periodo che noi chiamiamo per addestramento propedeutico all'immissione in teatro, che può variare da 2-3 settimane o anche un mese. In quel periodo gli alti comandi avrebbero dovuto comunque fare informazione e formazione. Invece che cos'è stato? Per tanti anni hanno mantenuto questo muro di gomma che non doveva essere abbattuto. Cioè hanno sempre negato una responsabilità dell'uranio impoverito nel causare le malattie ai nostri militari, tant'è che invece l'osservatorio militare ha stabilito che ci sono circa 400 morti per uranio impoverito in tutti questi anni e circa più di 7.000 malati, probabilmente ci avviciniamo agli 8.000. Queste sono cifre riportate dall'osservatorio militare del dottor Leggero, che a sua volta è un militare, è un ex pilota dell'aviazione dell'esercito. Tutto questo per dire che Il buon generale Vannacci non ha fatto altro che espletare il suo dovere di valutare tutti i rischi in teatro. Chi è che poteva dire comunque che quel rischio non c'è? Io vi dico anche un'altra cosa, cioè questo aspetto la trovo veramente un'anomalia, cioè che un datore di lavoro, un comando operativo deleghi ad essere datore di lavoro il comandante che manda sul campo. Ma sei tu che hai... Il datore di lavoro è quello che ha la sua impresa e che manda i propri uomini, i propri operai a lavorare in determinato terreno. Quindi come fai il datore di lavoro sul campo a capire, a studiare, a decidere tutti i rischi che sono sul campo? Quindi questo è... Io l'ho ravvisata, questa, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, come una maniera per scaricare verso il basso responsabilità che sarebbero invece toccate ai vertici di chi decide, di chi pianifica azioni militari, non al povero comandante che si ritrova sul campo. Guardate, l'altro anno purtroppo è venuto a mancare un mio vecchio comandante della prima operazione in Iraq, e questo comandante si chiama Monticone, è un generale di corpo d'armata, molto amato nella brigata paracadutisti e tra noi. Una volta, un anno fa, lo incontrai presso la nostra base addestramento incursori, perché lui era un incursore, lo incontrai perché in occasione venne, noi un giorno all'anno, quest'anno il 7 settembre, facciamo la commemorazione dei nostri caduti in battaglia o in addestramento, per cui ci ritroviamo tutti, ci raduniamo e ci raccogliamo in un momento vicino ai familiari dei nostri caduti. E in quell'occasione il generale mi disse, io lo salutai, ma non, sinceramente non pensavo che si ricordasse di me, no? Passati tanti anni, poi c'era una differenza di età, lui, io ero un umile sergente quando lui comandava, era un generale di brigata e comandava il contingente in Iraq, nella missione Airone, in aiuto alla popolazione curda. Eravamo lì alla base Ammari, a un certo punto mi vede, io lo saluto, buongiorno signor generale, pensavo che finisse lì, lui mi guarda, ma buongiorno, ho detto, allora si conviene educatamente di presentarsi, il più giovane, il più basso in grado di solito si presenta. Allora ho detto buongiorno, io sono tenente colonnello Fabio Filomeni, sicuramente non si ricorderà di me. Ma come no? Ma tu sei quello che ha scritto il libro. E ho visto che gli sono illuminati gli occhi. Ma tu non sai che cosa mi è successo a me? No, che cosa le è successo, comandante?
A me mi è arrivata una lettera dallo Stato Maggiore dell'Esercito dove mi dicono di rispondere perché un militare, un paracadutista che faceva parte del nostro contingente in Iraq, si è ammalato per l'esposizione all'uranio impoverito, si è ammalato, ha richiesto il riconoscimento come causa di servizio alla difesa, ha richiesto il riconoscimento e la difesa ha detto ma qui bisogna vedere chi era il comandante a quei tempi, sul campo. Quindi hanno girato la palla al povero generale Monticone dicendo di rispondere lui per quanto riguardava gli aspetti civili e penali, quindi anche di un eventuale risarcimento di questo ragazzo che si è ammalato di un tumore e che vuole giustamente essere risarcito dallo Stato. Cioè, ci rendiamo conto? Chiedevano a un povero generale che stava con me a mangiarsi la polvere a 50 gradi sopra lo zero, a cuocere, a mangiarsi le uova cotte sui cofani della macchina. A lui vengono a chiedere come mai si è ammalato. Vuol dire che tu non avevi fatto una valutazione del terreno o di quello che c'è. È il comando che la deve fare. Come anche adesso nel 2018. Generale Vannacci, quando è andato ai vertici militari, ha chiesto un rapporto lungo tutta la catena di comando, quindi dal suo diretto superiore, l'attuale comandante della difesa, fino al ministro è arrivato. Dopodiché, dopo che ha sentito tutti, è andato alla Procura della Repubblica e alla Procura Militare e ha fatto un esposto. Ha fatto un esposto per chiaramente chiedendo di ravvisare se ci fossero ipotesi di reato in qualità di non sufficiente tutela nella sicurezza e nella salute dei militari che erano nel teatro operativo iracheno. Lui l'ha fatto come comandante, un atto dovuto, dopo che per mesi ha fatto scritto lettere, ha bombardato il comando superiore che però non voleva sentirne. Quindi qualcuno si azzardi a dire che io sto gettando fango sulla forza armata, me lo deve dire a me in faccia, deve venire da me a dirmi sei uno che diffama la forza armata. No, siete voi che diffamate la forza armata con questi comportamenti vigliacchi. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Chi è comandante a qualsiasi livello si prende le sue. Se sei sul terreno e comandi degli uomini che vanno a combattere, ti prendi le responsabilità in quel momento. Se sei in un comando con l'aria condizionata, seduto sulle poltrone di pelle, ti devi prendere le responsabilità per gli uomini che mandi e tutto quello che ne consegue. Scusatemi, sono un po' scaldato, però quando tocco... No, assolutamente. Tra l'altro considera anche che in realtà io pure sono rimasta molto toccata anche dalla vicenda di Calcagni, no? Quindi capisco la rabbia, perché è la stessa che ho riscontrato quando anche lui fece la famosa intervista alle Iene, quando denunciò anche lui il trattamento che gli era stato riservato, no? Due righe da parte del Ministero della Difesa dopo 10 anni d'attesa, dove non gli si riconosceva il risarcimento, per poi dirgli anche che non c'era riscontro che lui avesse effettivamente operato in Bosnia, quando aveva non solo il libretto di volo ma anche quello sanitario che testimoniava la presenza in quel teatro di battaglia, quindi quel teatro operativo. Quindi questo, e lui mi fece molto, cioè mi colpì molto, perché disse letteralmente: ti ammazzano due volte, la prima volta ti ammazzano con la salute, la seconda ti ammazzano moralmente. Quindi non solo condivido la rabbia, la capisco, me la sono sentita addosso quando ho visto quell'intervista, e non potevi fare un intervento più mirato di così, e anzi ti ringrazio per averlo fatto, perché è un muro di omertà con cui ci scontriamo quotidianamente, tant'è che infatti anche io trovo assurdo che sia ricicciato l'argomento uranio impoverito anche sul conflitto in Ucraina. Cioè, non riesco a capire come alla luce di tanti eventi, di tante denunce, di tante realtà che sono uscite fuori, si possa continuare a parlare di inviare armi di questo genere a un popolo che stiamo sempre di più, come dicevamo all'inizio, mandando al massacro. E questa è una cosa che dovrebbe fare incazzare tutti, e invece vedo che non si incazza nessuno, e questo mi dispiace.
E la cosa appunto che fa raggiungere dalle cose che fanno incazzare, che appunto era una delle domande che volevo fare, ma Fabio mi ha già risposto che ormai è il trend questa sera, appunto su anche il fatto che alcuni giornali, alcune testate provano a dire uranio impoverito, nessun pericolo, no? Fabio ha detto prima che alcuni provano a dire questa bugia, quando ovviamente l'uranio... Nessuna correlazione. Esatto, quando ovviamente i proiettili uranio impoverito, almeno da quello che ho capito, sono un pericolo sempre e comunque, quindi appunto questo schifo, questo universo schifoso che circonda appunto le vittime e i malati da uranio impoverito, ma anche come la stampa tratta questa cosa, sono proprio questioni che fanno o piangere o spaccare tutto dal nervoso. Peppe, cosa volevi dire? No, mi ricollegavo al fatto che stavi dicendo tu, ma anche al discorso di Fabio, quando ha detto che può essere anche ingerito alle popolazioni locali, considerando che l'Ucraina, parlando, è letteralmente il granaio d'Europa. Esatto, cioè, noi non sappiamo la bomba sanitaria che potremmo scatenare con sta cosa. Cioè, non c'è pasta, noi scriviamo grano italiano quando ci mangiamo la Barilla. No, ma è vero. È macinato in Italia, ma il grano ucraino, il 90% del nostro grano viene da là. Quindi da 4-8 anni potremmo avere una bomba sanitaria tremenda, non ne abbiamo idea. No, però poi devi andare su internet, perché io ad esempio adesso c'avevo la pagina con scritto uranio impoverito giusto per vedere le prime ricerche, e basta letteralmente forse la quarta o quinta ricerca per trovare l'articolo che ti dice no, all'uranio impoverito, ma quando mai? Quale problema? No, non c'è nessuna pericolosità, forse il quinto o il sesto. Guarda, la testata... ho trovato questo anche. Munizioni uranio impoverito non sono una minaccia. Non sono una minaccia radioattiva. Aspetta. È vero, non sono radioattiva. Nota l'uso delle parole, non sono una minaccia radioattiva. Cioè, non parlano di nanoparticelle, di particolato che ti inali, puoi ingerire. Perché uranio impoverito, ormai è esaurita l'attività radioattiva. Questo è vero. Ma è una risposta sbagliata a una domanda. Scusate, il problema non è la radioattività, è la tossicità dei metalli pesanti, che sono due cose diverse. Certo. Sì, Fabio, infatti io volevo chiederti, ma anche il tungsteno, perché l'uranio impoverito, da quanto avevo letto, poi io non sono assolutamente un esperto, e viene utilizzato anche perché appunto ci sono delle nazioni che hanno degli ingenti giacimenti, cioè hanno scorte di scorie che possono essere utilizzate in questo modo, quindi è anche più economico rispetto ad altri metalli pesanti, perché per esempio avevo letto che ci sono comunque munizioni che usano tungsteno, altri metalli carburo pesanti. Carburo di tungsteno ha una densità inferiore però. Ok, che però sono anche molto più costosi, quindi comunque quando l'uranio si... è più facile lavorare l'uranio per produrre insieme ad altri metalli, come diceva Fabio, una munizione ad energia cinetica, un proiettile liscio ad abbandono di involucro, SABO, una sigla APFSDS, e in grado di penetrare anche la corazzatura frontale di molti carri armati, anche a distanze elevate, anche a distanze di 1000 metri, 2000 metri. E questo è una capacità che è importante per un esercito, cioè avere la possibilità di distruggere i mezzi avversari utilizzando le proprie tecnologie, in questo caso l'uranio impoverito. Ora, che la popolazione ucraina, oltre ai militari, debbano subire le conseguenze di questo utilizzo, credo che, e me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, in Europa e negli Stati Uniti importi poco. Sì, vabbè, giustamente, tanto noi siamo diventati patriottici con gli ucraini, io invece questo lo voglio dire proprio apertamente, noi siamo tutti molto patriottici con gli ucraini, no? Molto sostenitori, ma a morire tanto ci vanno loro, per un verso, per un altro. Non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, è la guerra della Russia contro la NATO. Quindi giustamente, gli ucraini sono, sì, l'Ucraina è il teatro.
Esattamente. No, ma qua esatto. Paola si intrecciano anche altri discorsi, perché qua poi non bisogna utilizzare le cannucce di plastica, adesso tutto cannucce di carta, sì, però poi, perché poi, poi allora si quello invece per l'ambiente no, vabbè, è un po' cassana, è tutta una grande, cioè contaminare terreni per certo. Quello invece ma lì in ballo la democrazia, si lega l'ecoansia, quindi la maggior parte di quello quelli l'ecoansia che non la fa venire magari parte, ma la maggior parte di quelli che hanno l'ecoansia poi sono invece quelli che sostengono più di tutti l'industria letteralmente più inquinante del mondo, che è appunto quella bellica. Sono tante le contraddizioni che questo meraviglioso Occidente da qualche anno a questa parte porta avanti, ma sarebbe un discorso infinito, quindi andiamo avanti piuttosto che... Boh, l'ultime domande, ragazzi, cioè sono l'ultime, cose due ore. Liberiamoli. Non possiamo tenerli qua per sempre. Liberiamoli, poverini. Sì. Ah, allora, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarvi comunque per la disponibilità, per tutto. E la pazienza. E la pazienza di rispondere in modo esaustivo a tutto, quindi davvero grazie sia Fabio che Tiziano. Se volete fare ancora l'ultima domanda, di cosa parliamo? Del libro? Vabbè, sì, ci siamo legati anche un pochino, no, alla questione mannaggia. Cioè, ecco, ad esempio, no, una riflessione che io avevo fatto. Allora, innanzitutto, dov'era la stampa, esatto, anche per legarci alla questione uranio impoverito, no? La stampa ha messo sul riflettore, cioè ha puntato il suo riflettore sulle frasi del libro di Vannacci estrapolate. E vabbè, l'abbiamo visto, l'abbiamo già largamente affrontato. Esattamente dov'era la stampa appunto quando Vannacci in realtà tirava invece su e tirava su il polverone dell'uranio impoverito non è dato sapere. Allora, sul libro entriamo un attimino, diciamo, più nel dettaglio. Innanzitutto c'è l'enorme contraddizione che in molti stanno dicendo che il generale non avrebbe potuto scriverlo questo libro, e a me piacerebbe che per una volta per tutte si sfatasse questo mito che i militari devono parlare solo di cose militari. Cerchiamo di facciare questa notizia che tutti stanno dicendo ma no doveva parlare solo di roba militare, quindi spiegatecelo, perché è una minchiata, lo possiamo dire apertamente che è una minchiata. Certo, è proprio, ripeto il tuo termine perché è quello proprio, è una minchiata enorme. Perché in realtà sia l'articolo della Costituzione, che sappiamo ormai, l'abbiamo anche imparato ultimamente, ce lo stanno rimbalzando sempre, il 21, ma sia anche il codice dell'ordinamento militare, che fa fede per un militare in particolar modo, è chiaro che c'è scritto chiaramente che il militare si può esprimere liberamente, salvo che non si esprima per questioni di carattere riservato o comunque che riguardino il proprio servizio militare. Quindi uno può parlare di qualsiasi cosa, purché non parli di militare, e io dico anche nel caso specifico, noi stiamo parlando adesso di geopolitica, che comunque ha chiaramente dei risvolti sugli eserciti, e quindi di militare, un generale non può parlare come sto parlando liberamente io, perché sono in pensione, quindi io sono diventato un comune cittadino, non sono soggetto a quei vincoli di disciplina che sarebbe invece soggetto in questo momento il generale Vannacci. Sì, dimmi Peppe. Peppe, ti devi smutare. No, Roberto, è l'host che mi tiene mutato. Per mutarti anche te? No, allora, quindi mi ha fatto perdere la domanda, Roberto. Quindi, in generale Vannacci, un libro tipo Come morire per la NATO non avrebbe potuto scriverlo, questo... No, no. Okay. Assolutamente no. Cioè, non scusa, poteva Fabio, scriverlo. Scusa, ti interrompo, una battuta, avrebbe avuto meno scalpore comunque. Sì. Dici probabilmente. Allora, avrebbe sollevato allora un polverone. Tiziano mi ha alzato la palla. Allora io dico la mia sul libro di Vannacci. Okay, perché lui ha... Sì, schiaccio. Perché ha destato tutto questo scalpore? È la domanda che volevo fare, esatto. Cioè, c'è una correlazione anche con la questione precedente, o è semplicemente che un uomo delle istituzioni dice un qualcosa di non allineato? No, perché sono decenni che da sinistra a destra, questo è un mio parere, che tutto il panorama politico sono decenni che aveva smesso di parlare di politica. Parlavano solo di slogan,
parlavano solo di, buttavano lì qualche cosa, nessuno affrontava i temi politici. Quindi sta girando le palle, scusate il termine, le palle a tutti, in maniera trasversale, destra, sinistra, che per la prima volta uno ha scritto un libro veramente di politica, perché tratta tutti gli argomenti, in tutti i capitoli sono capitoli di politica, e gira ancora di più le palle che a farlo sia stato un generale, un militare, i militari che erano abituati, un militare che erano abituati a sentirli sempre zitti, sempre con la schiena curva, piegata. Sì, ci abbiamo delle foto di qualche generale tutto piegato che si prostra davanti al presidente della commissione dell'Unione Europea. Quindi, cioè, senza, basta andarsela a vedere, una foto che è molto eloquente. Quindi, per dirla, allora, ha fatto girare tanto le palle perché si sono accorti che ha avuto il coraggio di parlare di politica un militare, che di solito i militari stanno sempre zitti, sono soggetti alla politica, nessuno si era mai espresso in servizio come ha fatto Vannacci. Vannacci ha parlato di argomenti di politica, piaccia o non piaccia. Ecco che questo ha dato fastidio in maniera trasversale, a sinistra, a destra, a centro, a tutti, perché li ha messi in difficoltà. Ha buttato giù una diga di quello che è la dittatura una dittatura del politicamente corretto. Lui l'ha buttata giù, era una diga che stava lì, ferma, che faceva comodo a tutti, evidentemente, e lui l'ha battuta. Lui ha chiamato con i termini, il classico pane al pane, vino al vino, i classici termini che parlano tutti, che parla l'uomo della strada, che parla il magazziniere, che parla il dottore quando è in famiglia, cioè parlano tutti così. E lui da militare, e adesso qualcuno si azzarda a dire ma quei termini sono di caserma. Vabbè, lui è un militare, che termini volevi che usasse? Ha usato quei termini, ma quello che fa rodere di più, Sono i contenuti di quel libro, perché per la prima volta qualcuno ha messo nero su bianco la politica, l'ha rimessa al centro. Vedete che non si fa altro che discutere degli argomenti giusti, si possono condividere, si possono non condividere, questo non ha molta importanza, però quello che è fondamentale è che lui ha abbattuto una diga. Wow. Sì, secondo me anche il fatto che l'ha commento... fatto con un linguaggio molto... Io sento che è stato un commento molto... comunque. C'è questo commento che ha scritto Borgonovo, ha sintetizzato benissimo, ha parlato di temi politici, perché dire che non deve farlo un militare? Affrontateli voi, riferito ai politici. Ma un'altra questione poi è subentrata con il libro del generale Vannacci, è che la politica è abituata da molti anni a ragionare sui post, tre righe. Può essere un post su Twitter, un post su Facebook, le polemiche nascono solo da quelle. Quando a un certo punto hanno detto la Repubblica, che è stato il primo giornale, il primo quotidiano che ha, diciamo, reso pubblico il libro di Vannacci, il generale Vannacci, pensavano, credo all'inizio, fosse un post. Ma chi ha scritto questo generale? Datemi il post. Qualcuno ha detto, no, guardi... è un libro di 370 pagine. Oddio, e adesso come facciamo? 370 pagine. Adesso è un problema. Che ci mettiamo a tocca leggere. Adesso tocca ma leggere. Ma ci metteremo una settimana, due settimane? No, qui scriviamo subito un post. No, qui dobbiamo... Che aspettiamo due settimane per leggere un libro? Certo. Però scusami, Tiziano, a parte un'eccezione che ce l'abbiamo qui in questo schermo davanti. Io no, non dirlo, è successo un casino. Non dirlo che è successo un casino per averlo soltanto provato. Spoiler, niente spoiler. A parte un'eccezione, il libro, perché so che il libro l'ha letto, ma a parte un'eccezione. Gli altri continuano a fare video, a commentare, senza aver letto senza il libro. Averlo letto. Io me ne accorgo, no, da quello che dicono. Sì, continuano a commentarlo senza averlo letto. No, ma poi lo sai qual è stata... Fabio, benvenuto su internet, perché è così che funziona, è così il meccanismo dei social.
la cosa veramente curiosa è stata che poi sembrava come se io avessi fatto chissà quale tipo di grande operazione, come per dire Pablo l'ha confutato, ha fatto, regà, ho semplicemente aperto, sfogliato e letto, cioè passa poi per illuminare chi fa letteralmente l'ABC, cioè quello che dovrebbero fare tutti. Ma e mi accorgo poi post si discute sì, sui sì, post sì, sì, sì. No, perché la gente Pablo grandissima ha fatto, ho capito, ma se tutte le persone commentano in questo modo vuol dire che il 90% delle persone non sapeva nemmeno di cosa stava parlando. Hanno perché detto non che può essere penso... che sì, hanno allora detto... vabbè, poi da lì è scaturita tutta Paola, una grande polemica. Ma ci siamo nell'epoca di TikTok che l'attenzione è 30 secondi, secondo che io posso parlare, leggermi un libro, non mi cioè, censurare, fammi parlare il gameplay di questa sotto, polemica, lo sappiamo, non mi censurare, ma poi fammi lo ha spiegato un militare, sì, ok, ma i militari, come Fabio ci insegna, e mica sono tutti uguali. È chiaro. Ci sono militari e militari. Qui ha parlato un pluridecorato, ha condotto missioni speciali dalla Somalia all'Iraq. Anzi, perché io poi 2 anni fa lo abbiamo intervistato con Difesa Online quando era addetto militare a Mosca. Mm-hmm. E stiamo parlando del più grande esperto di operazioni speciali che abbiamo in Italia. Non uno qualunque, non uno qualunque. Ma una persona che hanno in messo a comandare, che hanno messo a comandare le cartine topografiche. Le carte topografiche, esatto. Infatti io dico, quello come cacchio c'è arrivato lì uno con la sua, col suo curriculum a stare in quella posizione, cioè francamente mi fa sorgere il dubbio che questa sia una persona che in realtà hanno attenzionato già da lunghissimo tempo, quindi un po' per la questione dell'uranio, un po' probabilmente, non so, anche per altre questioni che al momento mi sfuggono, però che sia una persona, diciamo, che non gode propriamente di una certa benevolenza, no? Perché altrimenti non sarebbe stato nemmeno attaccato così tanto e ci sarebbe stata probabilmente una difesa anche più compatta, perché uno degli aspetti in realtà è proprio che anche il mondo militare si è molto diviso sulla posizione presa dal libro di Vannacci e che soprattutto un governo che apparentemente in realtà avrebbe dovuto non fargli scudo ma supportarlo alla grandissima, perché il contenuto del libro di Vannacci è letteralmente quello che l'attuale governo riporta ad ogni conferenza, quello che ha inserito all'interno del suo programma elettorale, quindi lui doveva avere, diciamo, da questo punto di vista le spalle non coperte di più. Invece sono stati letteralmente i primi a procedimento disciplinare, destituito, no, prendiamo le distanze, e che c'ha veramente del no, ma è fantascienza pura per quanto mi riguarda. Beh, però c'è un commento governo che riassume tutta la questione, che è un conto e se lo fanno i giornalisti, un conto e se lo fa Crosetto. E certo, c'è una bella differenza, è appunto quello, dico, nel senso, porca miseria, io ci vado, cioè mi hanno invitato alle conferenze a parlare, io li ho sentiti parlare quando salgono sul palco e si mettono il microfono in mano, quando ti parlano di famiglia tradizionale, quando ti parlano di determinate cose, del politically correct, della cancel culture, è letteralmente, cioè se aprono il libro di Vannacci è letteralmente lo stesso identico argomento che loro portano sui loro palchi. Quindi per quale motivo poi invece pubblicamente portavano? Anche adesso, perché comunque per acchiappare l'elettorato ogni tanto la zeppatina ve la tirano, ma si vede che non ci credono nemmeno più qua, tanto loro. Il problema è proprio un uomo abbandonato a se stesso, capito? E quindi vedendo anche le reazioni mi rendo conto che probabilmente il problema è proprio il generale Vannacci, nemmeno tanto quello che scrive, ma proprio la sua figura, cioè quello che identificano in lui. No, esatto. Posso? Vai, dici. No, secondo me non è così. Il fatto è che anche quello che è emerso dalle trasmissioni, dai post, da internet, è che nella semplicità delle cose che ha detto, perché quello ha scritto un manifesto politico, che nella sua semplicità potrebbe essere un appoggio. È quello che da destra e sinistra è stato attaccato, perché se uno scrive un manifesto politico semplice, efficace, con elementi che possono toccare dal cittadino che fa il muratore a magari l'alto ufficiale dell'esercito che si ritrova, perché è una cosa trasversale,
Kazakhstan certo. È la casta. Ha fatto diciamo più così. Politica lui, come diceva giustamente Fabio prima, ha fatto più politica lui di quanto faccia la politica. Quindi devi buttare merda col contenuto, devi buttare merda a chi dice che magari, oh, sai che... Vabbè, come hanno, buttato merda a noi, supponendo che addirittura siamo stati noi a scrivere libri di Vannacci. Perché si scandalizzano quando letteralmente ogni cosa in questo paese è politica? Bella domanda. Chissà, non saprei. ragazzi, voglio fare è l'ora della nanna. Basta. No, l'ultima domanda. Roberto, fagli fare l'ultima domanda. Dai. No, ma dura proprio 30 secondi. Volevo chiedere a Tiziano, visto che appunto è un analista, che cosa vuol dire essere analisti e come si diventa un analista militare, visto che è pieno sul mondo di YouTube, di pieno. Internet, di appunto live, podcast, conferenze, dove c'è sempre appunto l'analista militare di turno, quindi appunto farci conoscere un attimo questa realtà. Come io si rido perché mi è venuta una domanda tipo what is a woman, cioè che cos'è una donna, che cos'è un analista. Beh, lo sai che le faccio anche quelle domande, cos'è una donna, quindi dai Tiziano, siamo in linea. Nei commenti si stanno già scatenando perché hanno capito. Sì, sì. Per me è un essere spettacolare, una donna. Aspetta, un secondo, ragazzi, non scrivete quel nome perché qua perché siamo in clima di querela, quindi per favore, siccome c'è la chat, non scrivete mia era una domanda generale. Se volete bene a Pubble, non scrivete quel nome, vi prego, quindi fate finta che non stiamo parlando di quel soggetto. Stiamo facendo una domanda generica, come si diventa analista militare e soprattutto che differenza c'è tra analista militare e analista diciamo civile? Ma guarda, per quanto riguarda il mio caso, diciamo che sono stati gli altri a definirmi analista militare. Io ho portato avanti la mia passione fin da ragazzino, fin dagli anni 80, quando ero un ragazzetto che si interessava a questi argomenti. Allora non c'era internet, quindi dovevi andare a spucciarti le riviste, dovevi imparare da lì quello che c'era, anzi prima era più facile perché gli armamenti erano pochi, c'erano poche nazioni che producevano armamenti e quindi è la passione che ti porta avanti. Poi l'ho coltivata parallelamente, ma diciamo insieme alla mia passione per la storia, e quindi ho studiato all'università storia moderna e contemporanea, tra l'altro anche in tale età. E poi ci sono diciamo che in Italia i primi posso citare un paio di nomi, che sono Gianandrea Gagliani e Margelletti, che sono stati i primi civili a interessarsi prettamente degli armamenti. Diciamo che poi successivamente abbiamo più la figura dell'analista geopolitico, posso dire, ecco, massimo esponente, uno dei massimi esponenti in Italia è tipo Dario Fabbri, che però magari non hanno molto interesse e molte competenze sull'area armamenti, ma che si occupano prettamente di geopolitica e relazioni internazionali. Poi ci sono i militari, sono quelli che magari fanno parte anche dell'intelligence, e quindi magari dopo una carriera in determinati reparti, come è successo anche nel reparto di Fabio, il Colmoskin, passano alla ISE, l'ex Sismi, e magari si specializzano sull'analisi di determinati sistemi d'arma che magari fino alla Guerra Fredda potevano essere solamente quelli in dotazione al Patto di Varsavia. Poi negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, diciamo che quasi tutto il mondo produce armamenti, quindi diciamo che il settore si è estremamente ampliato e c'è bisogno di aggiornarsi continuamente, ecco. E diciamo il discorso militare, il militare si occupa specificatamente di quello in un ambito di intelligence, di sicurezza. Per esempio analizza il fatto che l'Algeria si sia dotata di sommergibili classe Kilo in grado di lanciare i caliber russi. Sì, sono depotenziati perché i russi esportano armi diciamo con caratteristiche, con prestazioni inferiori rispetto a quelle che producono per le loro forze armate, ma comunque l'Algeria ha sottomarini con missili lanciabili da battelli, noi non ce li abbiamo, cioè questo che dovrebbe secondo me studiare un analista militare.
cioè vedere le nazioni che ci circondano, che possono essere dei nostri competitor, e dire guardate al decisore politico, questa nazione ha questa tipologia di armamenti, prendine atto. In genere, non lo so se in Italia lo fanno, ma questo dovrebbe essere il ruolo dell'analista militare. Analizzare quello che un possibile competitor può avere a disposizione o che avrà a disposizione e fare le dovute valutazioni al decisore politico. Poi il politico è quello che prende ovviamente le decisioni del caso. E per dire che, ok, ah sì, l'Algeria ha i chilo che lanciano i caliber, ok, noi che abbiamo? Niente. Dobbiamo provvedere. Questo sarebbe, secondo me, nel mio mondo ideale. Poi magari sto dicendo un mare di stupidaggini, la realtà non è così. No, 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 per carità, perché in realtà nella realtà si crea il problema dell'analista civile, in realtà, no? Perché qui... sia civile o militare, è sempre quello l'obiettivo. Cioè mettere a disposizione dovrebbe essere quello. Del decisore le maggiori informazioni possibili. Dico però, cioè, il piccolo, diciamo, cioè, secondo me è un campo di indagine, a parte gli scherzi, è un campo di indagine, come posso dire, ancora che non ha una correttissima definizione, perché in realtà poi noi troviamo gente letteralmente sul web, ma dappertutto, soprattutto durante il conflitto in Ucraina, persone che si definiscono analisti militari, anche semplicemente essendo appassionati di modellismo per quanto riguarda i carri armati o programmatori di videogiochi. Questo non crea un enorme problema, ma in generale, nel senso, sono più di una personalità, ce ne stanno tanti. Il discorso è quello che quando poi c'è la definizione di analista civile, no? Perché hanno tutte le facoltà chiaramente di potersi definire tale, ma questo non crea una sorta di però problematica poi nel fare una corretta interpretazione dei fatti, perché io mi aspetto che un analista abbia una sorta di riconoscimento anche accademico e quant'altro. No, al momento. Paola, nelle università non si studia. Lo so, appunto, per questo dico è un campo di indagine un po', diciamo, alla Sapienza, aperto. Per fare un esame sulla Seconda Guerra Mondiale ho dovuto pregare, cioè non stiamo parlando della migliore università d'Italia. Ma il dipartimento di storia dell'università della facoltà di lettere della Sapienza non si studiano le guerre. Nella facoltà di relazioni internazionali della Sapienza c'è il professor Conti che fa storia militare, ma non lo so che tipo di storia militare faccia, sinceramente non lo so. No, che poi questo non implica chiaramente che una persona magari appassionata di un argomento non possa saperne di più di uno con i titoli, io non sono una di quelle. Allora, ovviamente devi avere delle conoscenze anche nel campo della fisica, ovviamente conoscenze non eccezionali, però capire che cos'è una velocità V0 di un proiettile al tipo di volata, o avere comunque insomma delle cognizioni di matematica per valutare i calibri, ecco, questo sì. Ecco, questo forse oltre le caserme che diceva prima Fabio e oltre probabilmente la preparazione militare, sarebbe un altro di quei territori che invece avrebbe bisogno di una connotazione specifica per non creare confusione, per quanto mi riguarda, in modo tale che così un analista militare sia un analista e non ci siano personaggi che si definiscono analisti così d'amblè. Ogni tanto uno, diciamo. Ma guarda, una certificazione potrebbe essere l'ISMI, che è l'Istituto Superiore di Scuola Militare, che da un bel po' di anni è aperto anche ai civili, è una sorta di master. Ma sinceramente non saprei che tipo di insegnamento impartisce e fornisce. Possono fornire. Però vabbè, lo tengo in considerazione, mi informo perché in realtà lo volevo fare. Sono contrario, Paola. Se ti senti un analista, sei un analista, sei quello che ti senti di essere. Sono per la libertà, bisogna abolire gli ordini, basta i titoli. Basta questa live, ragazzi, vi ringrazio. È molto un po' quello che pensi di essere, quindi ovviamente ringraziamo i nostri ospiti. Fabio, hai ancora qualcosa? Fabio. Se mi permettete faccio un annuncio. Certo. Sabato prossimo, quindi sabato 26, alla Lamezia Terme, sarà resa ufficiale la nascita
del movimento Il mondo al contrario, cioè lo stesso titolo del libro, nasce un movimento culturale che si propone di fare la cassa di risonanza del libro, e quindi spero che ci siano quanti più iscritti possibile, perché parleremo di politica riferita ai contenuti del libro, cioè chiaramente interpretando il Vannacci pensiero, ecco, quello che è il Vannacci pensiero, ma che credo che sia non solo il Vannacci pensiero, ma di tanti italiani. Grazie. Movimento culturale, però. Sì, specifica, perché sennò movimento qua ci attaccano culturale, no politico. No, politico. No, culturale, non c'entra niente. È basato esclusivamente sui contenuti del libro. Quindi non è un movimento politico, non nasce con quest'idea di diventare un movimento politico, è un movimento culturale che sarà tra l'altro, insomma, salutato dallo stesso generale Vannacci con una diretta telefonica nel momento che lo presenterò, e sarà a Lamezia Terme il 26, quindi poi chi mi segue su Facebook vedrà un po', avrà tutti i dettagli. Va bene, molto bene, grazie, ottimo, è basato, grazie, tutti Fabio, link. Tu già sai che domani qualcuno ci farà il video dicendo che Vannacci, Filomeni, Ciocchetti, Peppe, Luca Donna, tutti in un unico calderone politico. Però devono leggere il libro, esatto. Io mi faccio fare il riassunto da Chat GPT, è così che funziona. Un'altra cosa, in quest'epoca, i ragazzi della chat, qualcuno chiedeva se Tiziano ha un canale dove possono leggere le cose che scrive su armamenti. Aveva detto qualcosa all'inizio della live che è la pagina, giusto? Ripetiamolo. Si chiamerà analisimilitare.it e a breve, a giorni, sarà operativo. Benissimo, quindi seguirete a giorni analisimilitare.it di Tiziano Ciocchetti, che ringrazio per essere stato con noi questa sera. Ringraziamo veramente tanto. Questi sono gli ospiti che abbiamo tenuto di più di tutti, cioè sì, questa è la live assoluta, quindi anche di tutti, anche veramente grazie Fabio e grazie Tiziano. Grazie mille, appunto, come diceva Luca, anche a Fabio Filomeni, morire per la NATO. Io ovviamente, come sempre, rinnovo il mio invito a tutte le persone che ci stanno guardando e che ci guarderanno in differita: iscriviti al canale su YouTube e ovviamente rimanete aggiornati sui canali social, perché forse succede qualcosa, forse non ci vediamo giovedì prossimo e forse c'è un extra, vediamo cosa succede in questi giorni, quindi rimanete aggiornati che forse combiniamo qualcosa. Stiamo ad apparecchiare un pacchetto. Esatto, stiamo ad apparecchiare il tavolo. Per il resto, a parte le puntate extra, ci vediamo sempre giovedì prossimo, sempre su Twitch, sempre alle 21, sempre sulla scialuppa. Buonanotte, ragazzi. Ciao, bimbi. Buonanotte. 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 Buonanotte.